Buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati. Come già anticipato nell'anteprima, puntata numero 25, questa sera sarà un'altra maratona insieme, 3 ore, cercheremo di occuparci ovviamente del territorio, parleremo del sud, particolarmente parleremo della Puglia e parleremo soprattutto dell'emergenza, perché questo è quello che ci riguarda più da vicino. Questa sera focalizzeremo l'attenzione su tante storie, tante testimonianze, ma è doveroso partire proprio come dire, per esaudire quelli che sono i dubbi, no, che abbiamo, soprattutto anche grazie a voi telespettatori che ogni settimana ci mandate tantissime mail e messaggi proprio per interagire e per chiarire un po' tutta quella questione in dubbio. Allora questa sera cercheremo di capire quali sono i dubbi che riguardano i vaccini, i dubbi che riguardano insomma questo famoso pass che si dovrebbe concedere a tutti coloro che possono e devono spostarsi tra una regione e l'altra. È vero, non è vero? Intanto io lo ringrazio perché questa sera in esclusiva con noi, apritemi subito l'audio, vado a salutare Vito Montanaro, buonasera, il direttore del Dipartimento Salute in Puglia. Grazie per aver accettato il mio invito questa sera. Grazie a voi, buona serata a tutti. E allora, direttore, subito con lei voglio parlare di belle notizie, perché proprio stamattina leggevo che la Puglia, se non sbaglio, è la quarta o la quinta regione in cui le vaccinazioni, per fortuna, stanno andando bene. Lei me lo conferma? I numeri quali sono dell'ultima ora? In questo momento siamo in realtà terzi in questa speciale classifica nazionale, con il 91,7% delle dosi ricevute e somministrate. Questa è una gran bella notizia. Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro nelle ultime 2 settimane e il risultato è il premio a tutti coloro che si sono impegnati notte e giorno, sabati e domeniche incluse. Perfetto, direttore. Direttore, ovviamente noi non possiamo escludere e sottolineare il fatto che, ahimè, purtroppo la Puglia è ancora, e direi, insomma, sottolineo, in zona rossa e ovviamente rafforzata anche. Una regione così bella, importante, che si affaccia ovviamente ai prossimi mesi, nelle prossime settimane al turismo, ovviamente questo ci mette un po' in allerta perché, no, lei me lo confermerà, noi viviamo proprio di turismo, non solo, ma viviamo particolarmente di turismo. Settimane un po' difficili per la sanità pugliese perché abbiamo sentito sia dai miei colleghi, ma insomma un po' da tutti, la questione degli ospedali che erano veramente molto in affanno. E allora io glielo voglio chiedere in esclusiva questa sera come sta la situazione, se in previsione ovviamente anche quello del ruolo che gli compete, se finalmente scaleremo, come dire, la colorazione, quindi i pugliesi potranno tornare a ben sperare e quindi per avere un po' di libertà. Le faccio guardare il mio editoriale e poi ovviamente la sentirò in merito. Ospedali al collasso e terapie intensive piene in Puglia, 248 gli ammalati assistiti nelle rianimazioni, 27 i nuovi ingressi. È il numero più alto in Italia, seconda la Regione Lazio, con 25 nuovi ricoveri. L'aumento dei ricoveri in Puglia è la diretta conseguenza della continua crescita dei contagi. Nell'ultima settimana sono stati registrati in media 1744 casi al giorno. Ora i pazienti che necessitano di cure in terapia intensiva sono divisi tra i pochi posti disponibili negli ospedali del Foggiano. Da Barletta ieri sera un paziente è stato trasferito a San Giovanni Rotondo, stesso scenario nel Barese. Lo stadio di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, è diventato una pista d'atterraggio per l'elisoccorso per garantire il trasferimento urgente di un paziente affetto da Covid in gravi condizioni all'ospedale di Foggia. Allora, direttore Montanaro, ha visto il mio editoriale, un editoriale dove racconta insomma una situazione, come dire, abbastanza preoccupante per quanto riguarda la nostra regione, perché vogliamo sapere se gli ospedali e quindi se i numeri, come dice appunto il nostro presidente Draghi, stanno calando, se la Puglia sta iniziando in qualche modo a risollevarsi di questi numeri, soprattutto in virtù del fatto che comunque le terapie intensive sono ad un buon punto, come dire, ad un punto anzi direi abbastanza alto, e quindi
Come sta la situazione? Cioè, ci dia delle notizie un po' rassicuranti questa sera. La situazione ogni giorno che passa migliora evidentemente, soprattutto nelle ultime due settimane. Il numero dei contagi resta ancora piuttosto significativo, ragione per cui la Regione Puglia, insieme a poche altre regioni in Italia, è ancora in zona rossa. Sono sei settimane che siamo in zona rossa, ma ci auguriamo che questa sia la settimana nella quale si rilevi in via definitiva una curva, diciamo, in decrescita. Gli ospedali, sebbene sotto grandissimo stress, hanno retto il contraccolpo della terza ondata, che è stato violentissimo. Noi lo abbiamo scritto in una lunga relazione per il ministro Speranza. Abbiamo rilevato un indice di trasmissione del virus molto alto, però fino ad oggi siamo riusciti, con l'aiuto di tutti gli operatori sanitari e di tutte le strutture organizzate sanitarie, sia ospedaliere che non, a dare un posto letto a chiunque ne abbia avuto bisogno. Certo, non senza difficoltà fino ad un paio di settimane fa, ma oggi possiamo dire di avere, mi auguro, superato anche la terza ondata in termini di ricoveri ospedalieri. Bene, queste sono notizie che ci rassicurano. Ovviamente, direttore Montanaro, non mi piace come viene dipinta la Puglia sia dai miei colleghi in altri programmi televisivi, non che questo sia da meno perché questo programma è molto seguito, e essendo qui a casa mia io difendo ovviamente la mia regione perché io sono innamorata folle della mia terra, ragion per cui rimango ancora qui collaudata a dimostrazione che si può fare un ottimo programma anche in una televisione del sud. E le voglio dire questo, non mi piace appunto la questione della Puglia che è stata definita in molti programmi in questi giorni al centro di questo presunto scandalo in cui si asserisce che in Puglia siamo la prima regione come modello addirittura più sbagliato in assoluto, perché sembrerebbe che qui ci sono dei problemi sulle vaccinazioni, cioè i famosi furbetti del vaccino. È proprio vero? È così? Oppure è stata un po' montata d'arte, come al solito, dalla solita operazione mediatica per denigrare qualcuno? Perché io mi auguro davvero che non sia così. Una delle più note azioni di denigrazione che viene praticata ordinariamente nei confronti di qualsiasi sistema pubblico è quello di confutare lo stato delle cose affermando delle pecche o delle criticità non supportate da numeri o da evidenze scientifiche. Quello che noi cerchiamo di fare in ogni momento è supportare i nostri riscontri a coloro che legittimamente e giustamente ci criticano, perché anche noi non siamo esenti da responsabilità, perché ci sono tante cose che nella vita si possono fare meglio. Ma in momenti come questi dobbiamo sicuramente far di conto delle criticità che si presentano e risolvere quelle più rilevanti. Oggi veniamo criticati per il nostro sistema dei vaccini, la nostra campagna vaccinale, lo siamo una settimana fa, 10 giorni fa, oggi siamo terzi in Italia. Se non avessimo avuto un'organizzazione adeguata, probabilmente questo risultato non lo avremmo raggiunto. Se non avessimo avuto la capacità di somministrare vaccini, che abbiamo dimostrato di avere, questo risultato non lo avremmo raggiunto. Così come siamo criticati per i tassi di mortalità, siamo criticati per il numero dei tamponi effettuati, ma abbiamo adottato delle scelte e queste scelte fino ad oggi, ripeto, pur nelle criticità, ci hanno consentito di poter dare un posto letto e assistenza a chiunque abbia contratto il Covid. Io la ringrazio ovviamente per le parole che lei questa sera sta esprimendo, a dimostrazione che, insomma, come spesso molti giornalisti scrivono, no? Che in questa trasmissione si fa il processo, assolutamente. Quindi noi invitiamo tutte le più importanti cariche e istituzionali a venire qui e a dire le cose come stanno. Io sono davvero orgogliosa che il direttore, appunto, al Dipartimento della Sanità in Puglia questa sera l'abbia detto a poco più di 1 milione di pugliesi e non
non solo, come stanno le cose. La metto subito in contatto con i più importanti professori, medici, le eccellenze che lei conosce molto bene, che stanno facendo veramente un grandissimo lavoro direttamente nei reparti Covid della nostra Puglia. E quindi io subito la faccio salutare con noi dall'eccellenza, il primario proprio con noi, del direttore appunto istituto di nefrologia del Policlinico di Bari, Loreto Gesualdo. Grazie per aver raggiunto i nostri studi, professore. Eccolo qui. Buonasera a tutti voi. Un'altra eccellenza. Ciao, nella... Saluti. Ecco, insieme al professor, al direttore sanitario con noi appunto, andiamo a salutare il professor Sergio Carbonaria, primario delle malattie infettive ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Grazie. Buonasera, professore. Buonasera a tutti, ciao Vito. Da quest'altra parte, ciao, medicina del lavoro, il volto del punto, la nostra dottoressa Ilaria Tatò, buonasera. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Un'altra eccellenza con noi, il pneumologo Onofrio Resta, grazie. Buonasera, grazie, saluti Vito. Andiamo a salutare la dottoressa Nicla Campobasso, specialista in nefrologia e oncologia, grazie per essere con noi questa sera. Buonasera a tutti, ciao Vito. E vado a salutare la professoressa Maria Chironna, professoressa di igiene dell'Università di Bari e coordinatrice della rete dei laboratori Covid della Regione Puglia. Grazie. Buonasera a tutti, ciao Vito. In collegamento una delle mie opinioniste e ricercatrice, Rosanna Pugliese. Eccola qui, Rosanna, grazie per aver raggiunto i nostri studi. Buonasera, saluto tutti gli ospiti, dottor Montanaro. E allora, come detto con Montanaro, parliamo proprio dei furbetti in Puglia. Partiamo così. Ricordare a coloro che immaginano di avere compiuto delle irregolarità che si tratta di un reato grave, è un peculato, cioè un'appropriazione di beni pubblici in maniera illegale. È una, se non mi ricordo male, è punito da 3 a 10 anni di reclusione ed è consentita la misura cautelare e si va in galera per peculato. E allora, dottoressa Ilaria Tatò, il servizio racconta ben chiaro per tutti coloro, insomma, che si sono presentati lì nel momento della vaccinazione, ma non era il loro turno. Ovviamente la responsabilità è anche di chi somministra, perché attualmente sono le ASL che forniscono gli elenchi, quindi se poi qualche medico che ha somministrato il vaccino è andato oltre l'elenco, certamente insomma ci sarà una certa corresponsabilità. Io però sono ottimista, cioè poiché non abbiamo in realtà un censimento rispetto a chi ha fatto il vaccino e se ne avesse o meno diritto, voglio augurarmi che si tratti, come dire, di un battage pubblicitario in negativo e che in realtà poi, numericamente parlando, le persone cosiddette furbette non siano poi tante. In ogni caso c'è un attenuante, cioè che se le dosi erano in realtà lì pronte ad essere buttate, cioè se non c'era in realtà nessuno che ne potesse usufruire, in questo caso non è stato un male somministrarlo a qualcuno piuttosto che farle deperire. Dottor Montanaro, ha sentito le dichiarazioni del generale Figliuolo, che insomma, dove asserisce che ha chiesto spiegazioni al nostro presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano? Lei che cosa mi dice in merito? È stato veramente questo l'interesse di Figliuolo nei confronti di Emiliano per sapere la questione dei numeri che non tornano su quelle persone che si sono, appunto, abbiamo detto prima con la dottoressa Tatò, presentati lì nei momenti dei vaccini presso gli hub, ma in realtà non era il loro turno. È vera questa cosa o è un'ulteriore, come dire, operazione mediatica? Il generale Figliuolo credo che abbia chiesto a tutta Italia di specificare, di puntualizzare tutti coloro che sono nella categoria altro. Vorrei ricordare che moltissime regioni italiane hanno nella categoria altro un numero molto più elevato di quelli che sono presenti nella nostra categoria altro. E in ogni caso il nostro livello di attenzione sul tema è stato massimo,
Tanto è vero che già da un paio di mesi il presidente Emiliano, d'intesa con il professor Lopalco, ha individuato il NIRS, il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario, per affrontare il tema ed approfondire tutte le questioni che possono essere di rilievo anche penale, come ha dichiarato egli stesso nel servizio che avete trasmesso. Parliamo appunto di numeri, oltre a quelli del vaccino, parliamo delle situazioni, no, che vengono appunto gestite all'interno degli ospedali Covid, ragion per cui ho voluto proprio i primari dei reparti, quelli più coinvolti. Parto dal professor Gesualdo, che so che fa un eccellente lavoro trasferitosi dal Policlinico alla Fiera, per capire come sta la situazione in Fiera, quindi i numeri, i pazienti, perché sentivo negli ultimi giorni che c'era un affaticamento in Fiera, o le cose stanno migliorando? Buonasera, come ha detto il dottor Montanaro, da circa una settimana la situazione sta migliorando, c'è stato un momento di criticità, ma con spirito di servizio e responsabilità siamo stati in grado di gestire la situazione e di garantire a tutti un posto letto. Io non mi sono trasferito dal Policlinico in Fiera, la Fiera è diventata parte integrante del Policlinico e come tale offre il mio servizio anche i pazienti affetti da Covid. In Fiera e nella struttura della maxi emergenza sono stati creati 152 posti letto di semi-intensiva e di intensiva, dove un team multidisciplinare che lavora all'unisono è stato in grado nell'ultimo mese di trattare più di 250 pazienti, con delle risposte anche sugli outcome eccellenti, perché stiamo in questi giorni analizzando anche le mortalità e, come sottolineava il dottor Montanaro, abbiamo dei risultati che ci lasciano ben sperare. Quindi abbiamo essenzialmente in silenzio, abbiamo lavorato e abbiamo garantito a tutti l'assistenza, perché ricordo che nella maxi emergenza Fiera, grazie a quel contenitore, abbiamo trattato tutti i pazienti che hanno avuto bisogno di ventilazione e di intubazione, e grazie a Dio molti ce l'hanno fatta. Questo ci fa piacere sentire le parole del professor Gesualdo. Dall'altra parte, eccellente lavoro che svolge veramente non soltanto a Bisceglie, ma per tutto il coordinamento della BART, la bravura del professor Sergio Carbonara. Vogliamo chiedere appunto lì come sta la situazione rispetto a Bari. Buonasera. Beh, non posso che confermare quello che in linea generale ha detto il dottor Vito Montanaro, ma sicuramente siamo ancora, credo tutti, in affanno, perché per esempio negli ultimi giorni della scorsa settimana abbiamo rilevato un leggero aumento di pazienti che affluissero al pronto soccorso. Questo è probabilmente perché è il classico intervallo delle due settimane post Pasqua e Pasquetta, dove sappiamo che inevitabilmente c'è stato un po' un allentamento, un abbassamento delle difese. Quindi abbiamo i nostri pronto soccorso che sono ancora pieni purtroppo di pazienti in attesa di essere ricoverati, e sono pazienti gravi. Allora sicuramente riusciamo ancora a tenere, però attenzione, cautela ancora, perché adesso tutti vogliamo, il messaggio che sta passando è quello di vista ormai in vista della riapertura. Ben venga in generale, perché non possiamo morire dal punto di vista delle attività economiche, distruggere famiglie dal punto di vista economico, né morire di nebbia per una morte, per così dire, sociale. Però attenzione che questi messaggi iniziali, rincuoranti, di leggera, abbastanza positivi, possono improvvisamente trasformarsi di nuovo in una emergenza ancora peggiore di quella attuale. Quindi benvengano le riaperture e la ripresa, però dobbiamo essere particolarmente, ancora di più di prima, consci del fatto che dobbiamo rispettare le misure comportamentali nelle more di avere una copertura vaccinale maggiore, e questo perché, se ci riflettiamo, è la prima volta che dopo settimane di zona rossa non abbiamo osservato, né noi né altri come in altre regioni d'Italia, un drastico calo. E questo ovviamente, poi la professoressa Chironna potrà sicuramente darmi in qualche modo conferma o meno, ma questo perché ormai la maggior parte dei casi sono dovuti alla circolazione della
la variante inglese, che è estremamente più contagiosa di prima. Quindi le nostre cautele non devono allentarsi, ma devono rinforzarsi. Ancora di più, con più attenzione. A proposito della questione delle varianti, allora, professoressa Chiron, visto che abbiamo anche appunto il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Montanaro, confrontiamoci sulla questione delle varianti, perché io spesso qui al punto me ne occupo. Ci sono delle classificazioni in base ai vaccini, no? Cioè ci sono alcuni vaccini che coprirebbero la famosa variante, sia quella inglese, quella brasiliana che quella sudafricana, ma ci sono anche alcuni vaccini che non coprirebbero appunto queste varianti. Che cosa mi dice lei in merito, in base proprio al riscontro dei vaccini, anche perché, ricordiamolo, come diceva appunto il dottor Montanaro, abbiamo superato 1 milione di pugliesi che hanno ricevuto già il vaccino e altrettanti 3,5 milioni che devono andare presso gli hub prossimamente. Prego. Sì, certamente quello della variante inglese è sicuramente un problema, come si diceva, perché la variante inglese è estremamente contagiosa, più contagiosa degli altri ceppi circolanti in precedenza e anche le altre varianti. Noi abbiamo puntualmente riportato al Dipartimento di Salute, al dottor Montanaro e alle altre istituzioni regionali i report relativi alla circolazione delle varianti in Puglia. Siamo in una situazione in cui circola prevalentemente, se non quasi esclusivamente, variante inglese, e domani ci apprestiamo a effettuare un'altra sorveglianza che ci dica se per caso nella nostra regione possano circolare altri ceppi, cosa che noi ovviamente non ci auguriamo. Detto questo, rispetto alla efficacia dei vaccini, quello che possiamo dire è che dalle esperienze che vengono dagli altri paesi dove hanno ampiamente vaccinato e dove circolavano le varianti, penso sia all'Inghilterra che aveva esclusivamente variante inglese e ha condotto un'eccellente campagna di vaccinazione, Israele hanno usato i vaccini, quelli a disposizione, sia a vettore virale sia a mRNA, e lì hanno raggiunto velocemente coperture importanti e i risultati si sono visti. Quindi sul campo i vaccini sicuramente sembrano funzionare. E certo che c'è però un po' di preoccupazione, perché da alcuni altri studi comunque vengono indicazioni su una minore capacità neutralizzante degli anticorpi che vengono prodotti a seguito della somministrazione dei vaccini, e non è escluso che nel futuro, se appunto non vacciniamo, non copriamo immediatamente e i numeri non scendano, possano emergere delle varianti che possano fare quel meccanismo di escape dalla risposta immunitaria indotta dai vaccini. Questo ci preoccupa, ma il monitoraggio ci aiuterà a capire, per questo dobbiamo proseguire in questa sorveglianza. E allora, insieme al dottor Montanaro, come le dicevo in apertura, spesso sentiamo parlare male della nostra regione, ma parliamo anche del grande sforzo che questi meravigliosi medici, che ho l'onore questa sera di avere qui, come oramai da 9 mesi frequentano il mio programma, parliamo invece proprio di quelle tecniche che vengono messe in campo dai nostri professori proprio al tempo del Covid. Allora io ho invitato il professor Gesualdo e la professoressa Campobasso, perché loro proprio in fiera qui stanno sperimentando, anzi o meglio stanno mettendo in pratica proprio un metodo che conosciamo, ma che sta veramente dando dei grandissimi risultati, immagino che lei lo sappia, cioè l'ozonoterapia. Partiamo così, sentirò Montanaro e i diretti interessati. Prego. L'ozonoterapia consiste nella somministrazione endovenosa di ossigeno-ozono tramite un circuito chiuso sterile, che permette il prelievo praticamente di adeguate quantità di sangue, che vengono poi arricchiti con ozono e reinfusi nel paziente. Io mi sono trovata benissimo, sono venuta che non stavo bene per niente. E allora subito con la dottoressa Campobasso. Dottoressa Campobasso, ci dica proprio quali risultati stiamo avendo proprio con l'utilizzo dell'ozonoterapia per i pazienti colpiti da Covid.
Beh, è molto importante l'utilizzo dell'ozonoterapia, soprattutto nelle fasi iniziali, ma anche in fase avanzata, quando i pazienti non sono intubati, ma sono con la non-invasive ventilation, quindi con le CPAP, con le BPAP, perché è una terapia che non dà effetti collaterali assolutamente ed ha un potente azione antinfiammatoria, e sia nell'infiammazione cronica che nell'acuta. In questo caso noi la stiamo usando nel Covid, ma abbiamo anche un protocollo per l'infiammazione cronica. In questo caso nell'infiammazione acuta, dove c'è una tempesta citochinica che noi andiamo a interrompere, perché ha un'azione antinfiammatoria, antiossidante, antibatterica e antivirale. Quindi è un'arma in più che abbiamo in quel poco armamentario terapeutico che adesso sta venendo fuori, ma che all'inizio del Covid non avevamo assolutamente nulla. Quindi col professor Gesualdo, già dalla prima e dalla seconda ondata, abbiamo incominciato a fare l'ozonoterapia nei pazienti Covid con enormi risultati, perché questa terapia, che appunto, come diceva il collega, arricchisce il sangue con una miscela di ossigeno e ozonoterapia, nel momento in cui arriva al sangue l'ozono, che è una molecola di O3 che viene elettrificata, diciamo, attraverso un generatore di elettroni, quindi da O2 la molecola passa a O3, appena arriva nei liquidi biologici, quindi nel sangue, nel plasma, cede un elettrone, e questo spiega la sua azione antinfiammatoria e antiossidante, perché genera tutta una reazione, pur essendo un potente agente ossidante, stimola una reazione antiossidante, stimolando tutto il sistema redox dell'organismo, quindi con un'immunomodulazione delle citochine immunitarie. E poi cede ossigeno, quindi ha un'azione sia sul micro che sul macrocircolo, cedendo appunto tessuto sia più velocemente all'emoglobina che ai tessuti periferici. Beh, cedendo ossigeno, che poi è quello che serve, esatto, soprattutto, no, professor Gesualdo, nei pazienti appunto, come dire, colpiti dal Covid. Ma sicuramente l'ozonoterapia dà quel beneficio al paziente immediato. Il paziente percepisce il trattamento nel momento in cui gli viene somministrata già la prima dose. Noi stiamo raccogliendo veramente grande entusiasmo da parte dei nostri pazienti. Devo dire che molti di loro, tra l'altro, stiamo anche osservando una riduzione nei tempi di positività, quasi che abbia questo effetto antivirale e antibatterico, e quindi sicuramente è una di quelle tecniche che in questi pazienti Covid, specialmente i ventilati in BPAP e in CPAP, riescono a essere, diciamo, svezzati prima e quindi passati in venturi e quindi in naselli in aria ambiente. Quindi una grande soddisfazione, no? State ottenendo grazie all'utilizzo dell'ozonoterapia. Ogni volta che un paziente viene svezzato da CPAP, come mi insegna il professor Resta, da CPAP e BPAP e va in venturi, per noi fa la scalata verso la guarigione, è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione. Sentiamolo anche dalla voce appunto di chi si occupa del Dipartimento Salute in Puglia, cioè il dottor Montanaro. Lei è contento quando le eccellenze che abbiamo non soltanto sentiamo parlare male, ma sentiamo parlare bene finalmente di alcuni metodi come l'ozonoterapia, che sta dando dei grandissimi risultati? Tutti coloro che sono in studio da voi sanno benissimo che io, come dico sempre, sulla mia pelle ho la maglietta del Policlinico, per cui farei qualsiasi cosa per difenderli o per difendere il Policlinico, e non solo il Policlinico, da attacchi ingiusti che in un momento che è mondiale di disagio non può trovare, come dire, non può trovare campo alle critiche. In questo momento dobbiamo essere tutti quanti insieme. Sapere che c'è una forma di assistenza, una forma di cura che non solo consente di guarire dal Covid, ma consente di farlo più in fretta e dunque consentire di avere un maggior numero di posti letto in ospedale pronti per accogliere nuovi contagiati, almeno fino a che c'è questa esigenza, per noi è motivo di grande soddisfazione, perché il numero dei posti letto non può essere infinito da mettere a disposizione per i pazienti Covid, perché, come diremo anche più appresso, è importante fare grande attenzione a tutti i pazienti
che non hanno contratto il Covid ma che hanno bisogno di assistenza ospedaliera, ai quali non abbiamo dedicato grande attenzione in questo periodo. Io spesso purtroppo me ne occupo anche qui, di molti casi in cui avrebbero di maggiore attenzione, dottore. La tensione di tutti è stata concentrata sul Covid, che ci ha colto anche per la terza volta all'improvviso per la sua veemenza, non per carenze organizzative. A proposito di soddisfazioni, lei appunto ha citato in difesa tutto quello che riguarda il lavoro del Policlinico, ma un'altra eccellenza del reparto di malattie infettive gestito dal professor Sergio Carbonara, che abbiamo proprio qui, è stato uno degli ospedali scelti con l'equipe del professor Carbonara proprio per la sperimentazione del vaccino Reitera, di cui io spesso me ne sono occupata in questa trasmissione. Allora partiamo con questo servizio e poi lo chiediamo direttamente come stanno andando, perché dalle ultime notizie siamo pronti a produrlo e quindi a distribuirlo anche in Italia. Prego. Volontari in tutta Italia, 26 centri, tra questi l'ospedale di Bisceglie. In Puglia sono due i centri coinvolti nella sperimentazione del vaccino anti-Covid Reitera, il Policlinico Riuniti di Foggia e l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Per la ASL BAT sono previsti circa 60 volontari. L'azienda sanitaria ha spostato al 2 aprile il termine ultimo per presentare le candidature. A guidarla per la ASL BAT, il primario del reparto di malattie infettive, il dottor Sergio Carbonara. Questo è veramente un passaggio importante, perché si tratta anzitutto di un vaccino interamente italiano e in secondo luogo un vaccino estremamente promettente. E allora, proprio della voce del professor Sergio Carbonara, che abbiamo qui questa sera in studio, chiediamo subito come va, appunto, come procede la sperimentazione e se finalmente avremo un vaccino tutto italiano. Beh, devo dire anzitutto rettificare con piacere il limite che ci eravamo proposti di 60 pazienti, perché la fase di arruolamento dei volontari si è conclusa con la somministrazione della prima dose ben a 72 pazienti. Siamo stati alla SBAT il terzo centro tra i 26 centri italiani scelti per questa vaccinazione in quanto al numero di arruolamenti, ben oltre quindi i 30-40 iniziali che ci erano stati chiesti. Ci è dispiaciuto tantissimo non poter accogliere le oltre 2500 richieste che ci sono pervenute, e ci scusiamo con quanti non abbiamo potuto rispondere, perché materialmente rispondere a 2500 mail ci vogliono risorse anche umane che qui non abbiamo avuto. È stato un risultato in un momento particolarmente difficile, perché siamo stati completamente assorbiti dal picco epidemico tutte le risorse che avevamo, ed è stato possibile solo grazie a un eccellente lavoro di squadra di tutte le aree che hanno partecipato, la terapia intensiva dove per esigenze di sicurezza noi abbiamo scelto di somministrare i vaccini, la terapia intensiva di Bisceglie, il laboratorio, la farmacia, il dipartimento di prevenzione, il servizio degli autisti, l'ufficio informatico per gestire tutte una grande macchina operativa, diciamolo e sottolineiamolo. Quindi adesso vedremo, quindi conclusa la prima fase dell'arruolamento e della somministrazione della prima dose, questa settimana stiamo somministrando la seconda e ultima dose, e sebbene lo studio, il monitoraggio preveda un follow-up, come si dice in gergo, di questi pazienti sino a 2 anni, però già a 2 mesi avremo la prima analisi a livello sempre italiano, che ci consentirà di dire, in qualche modo di confermare le attese che abbiamo di sicurezza e di efficacia. Sono tanti, ovviamente, i pugliesi che chiedono tante notizie, professor Montanaro, sulla questione del post-Covid, il long-Covid. Insomma, c'è un continuo aggiornamento per come chiamare il decorso della malattia quando ci si negativizza e quindi soprattutto dopo. Allora le faccio guardare questo servizio e poi la metto in confronto anche con il professor Onofioressa, che se ne sta occupando proprio da vicino. Partiamo così. Diversi casi ha un decorso insolitamente prolungato. È una malattia acuta, però una malattia
che in alcuni pazienti, che non sono pochi, un'elevata proporzione fa fatica o ha fatto fatica dal nostro punto di vista e dalla nostra osservazione a guarire completamente. Prima che riesco a riprendere un po' la quotidianità e riesco a fare qualcosina, passa parecchio tempo e spesso e volentieri, dipende dalle giornate, faccio una cosa e poi mi devo fermare per riprendere fiato. Non si sa quanto durerà ancora questo malessere quotidiano che io ho, e non sappiamo bene quanto dureranno e anche i medici non ce l'hanno saputo dire. E allora, professor Resta, lei direttamente da vicino sta curando soprattutto il decorso post-Covid di tantissimi pazienti. Rispondiamo alle domande dei tanti cittadini che veramente ci inviano migliaia di email durante la settimana per chiederci spiegazioni da voi professionisti. Allora, come possiamo identificare questo riassunto dedicato al post-Covid? Beh, bisogna considerare che proprio la Regione Puglia, devo dire, tanto bistrattata, già da aprile scorso, un anno fa, cioè 3 mesi dopo la primi malati, ha fatto dei service per Foggia e per Bari per il post-Covid. E quindi già da allora stiamo seguendo dei soggetti. Si pensava che tutto il problema fosse quello di avere un'opacità polmonare, dei residui polmonari che portavano alla fibrosi. Poi si è visto che insieme al polmone il 30% dei soggetti ha questi problemi. Se consideriamo che in Puglia abbiamo 2.350 contagiati, bene, il 30% di questi avrà o può avere, sicuramente li avrà, considerando che molti di questi sono anche che vengono dall'animazione, dei problemi di fibrosi che bisogna seguire, ragione che avete intervistato, perché non si capisce bene come andrà a finire. Ma insieme a questi sintomi, che sono la dispnea, noi abbiamo già visto un primo esame con i nostri gruppi di lavoro che stanno lavorando su Foggia, su degli aspetti psicopatologici, l'ansia, la depressione, la distress di questi soggetti, 40-50%. Abbiamo problematiche di tipo generale, qualità di vita, debolezza muscolare, astenia, senza appunto di appartenere a un altro mondo, e con la dispnea proprio in questi giorni abbiamo visto che i malati che abbiamo visto, ben il 67% hanno dispnea, cioè abbiamo visto che i malati post-Covid, quelli che sono stati in rianimazione, il 30% di questa casistica, che aveva avuto dispnea, sono meno quelli che hanno avuto dispnea in ospedale di quelli che hanno acquisito la dispnea e non parliamo di giorni, parliamo di casistiche dai 3 ai 6 mesi. In più, questa malattia, che non sono è solo sintomo, è una vera e propria sindrome, perché è fatta di sintomi che riguardano quasi tutti i settori. È uscito proprio sul Corriere della Sera, l'ha scritto un grande primario italiano, prima pagina, che la British Medical Society ha trovato che nella prima ondata ben il 30% di quelli che erano usciti dall'ospedale bene ed erano soggetti dell'intensiva si sono dovuti nei prossimi 5 mesi, successivi 5 mesi, ricoverati, e un quarto di questi moriva. E quindi c'è tutta una specie di, diciamo così, di attenzione, che io però vorrei sottolineare al dottor Montanaro, deve essere considerato nei giusti termini, perché questi soggetti vanno dappertutto, vanno dal diabetologo, dall'endocrinologo, fanno un po' il giro dei sepolcri, allora, se così vogliamo dire, organizzare i percorsi, una macchina organizzativa, devo a livello regionale, visto che parliamo della Puglia, che funzioni soprattutto per il post-Covid. Assalto, quando finiremo questo prologo che il Covid, che non finisce, perché ci sarà anche il post-Covid, questi soggetti devono essere indirizzati in centri che facciano queste cose e che abbiano un'equipe multidisciplinare, e infine... Sì, io penso che sia importante coinvolgere il fisiatra, ovviamente sono in parte essendo fisiatra, però è un percorso di riabilitazione. Io sono d'accordo con te, Onofrio, nel chiamarla sindrome, perché appunto coinvolge tutti gli apparati. La riabilitazione è importante. Quindi il cardiovascolare, il neurologico... Caro dottor Montanaro, già giugno scorso è partito il progetto Sprint, una cosa splendida, con tutta una serie di equipe multidisciplinari che ha ordinato, organizzato, razionalizzato e reso più appropriato il percorso, perché se no, dopo l'assalto dei Covid degli ospedali, avremo l'assalto dei post-Covid con sprechi terribili e perdita di tempo. Onofrio, però io vorrei un po' tranquillizzare anche chi ci sta ascoltando. Grazie a Dio anche la Regione Puglia ha pubblicato i PAC service e voi li state mettendo in atto, quindi li state prendendo in cura, quindi
diciamolo alla popolazione che noi li prenderemo in cura, e questo che voi avete sviluppato anche al Policlinico, la presa in cura post-Covid con questo pack service che vi è stato messo a disposizione, sicuramente aiuterà a superare questa fase. Cioè, per la serie non venite abbandonati, diciamolo. Non venite abbandonati, è vero che c'è questa sindrome del brain fog, della nebbia cerebrale, ma immaginate un paziente che sta in una struttura Covid, a che stress psicologico va incontro. Certo. E quindi noi dobbiamo essere preparati a supportarli psicologicamente. Montanaro, sta sentendo le parole dei nostri professori, la Puglia, c'è la regione Puglia in campo di sanità sui pazienti post-Covid, adesso non appena la situazione rientra nei parametri, saremo in grado? Saremo in grado? Subito, dice Resta. Sì, ha ragione il professor Gesualdo, i provvedimenti per i pack service li abbiamo adottati. Abbiamo anche adottato un provvedimento specifico che consentirà a tutti i coloro che hanno contratto il Covid di essere curati gratuitamente, in esenzione totale, lo abbiamo fatto qualche mese fa. Dobbiamo integrare il nostro approccio con l'aiuto degli esperti, con l'aiuto dei professionisti, per cercare di definire un percorso diagnostico-terapeutico che prenda in carico il paziente Covid che porta con sé disagi dovuti alla infezione. Noi siamo prontissimi e attenti a tutti i suggerimenti che arriveranno dal mondo della scienza. E professori e dottor Montanaro, sono abbastanza preoccupata su tutta quella comunicazione che riguarda, ahimè, i due vaccini al momento un po' più sfortunati, che sono AstraZeneca e Johnson & Johnson. AstraZeneca, lasciatemelo dire, c'è stato un cambio della scena ripetuto, dove chi ne ha fatto le spese sono i cittadini che poi vanno in confusione e che, come stiamo vedendo, quando vanno poi negli hub a farsi vaccinare, purtroppo c'è una diminuzione di persone che si stanno vaccinando con AstraZeneca, e dall'altra parte lo stop che l'America, gli Stati Uniti ha fatto nei confronti di Johnson & Johnson, perché si stanno accertando queste sospette trombosi e quindi numeri che devono tornare a posto. Il mio editoriale, ultime battute, e quindi la domanda sarà ovvia: possiamo vaccinarci con questi due vaccini oppure no? Partiamo così. Negli Stati Uniti le agenzie sanitarie federali che si occupano di farmacovigilanza, FDA e CDC, hanno chiesto di interrompere temporaneamente l'uso del vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coaguli di sangue. Secondo quanto scrive New York Times, la reazione avversa è avvenuta entro due settimane dalla somministrazione del vaccino a 6 donne fra i 18 e i 48 anni. Allora, Rosanna Pugliese, segui sempre da vicino le inchieste per quanto riguarda l'evoluzione dei vaccini. Che cosa mi dici? Intanto in Italia, ricordiamolo, abbiamo avuto alcuni casi che poi ovviamente l'AIFA e l'EMA hanno smentito categoricamente la correlazione, no, di trombosi nei confronti del vaccino AstraZeneca. Però l'America intanto ha dato lo stop su Johnson & Johnson. Dimmi pure la tua. Ma hanno smentito, diciamo, relativamente, perché in realtà con l'esame autoptico per ciascun decesso, appunto post vaccino, ciascun esame poi invece ci dirà e ci darà la corretta informazione sulla correlazione, sul famoso nesso, perché in realtà ci sono questi casi di trombosi, e quindi a questo punto si dovrebbe, come dire, anche indagare sul livello, diciamo, piastrinico dei pazienti, o anzi
delle persone, chiamiamoli pazienti, le persone prima di appunto effettuare la vaccinazione. E in realtà molti paesi, quindi anche la Norvegia, l'Olanda, insomma molti paesi hanno infatti, diciamo, sono molto più cauti, e per quanto riguarda AstraZeneca si sono diciamo voluti un po' fermare da questo punto di vista. Invece in Italia, mi dispiace dirlo, però per ogni cosa a noi va sempre tutto bene. Io sono per la comunicazione, per l'informazione quanto più corretta possibile, perché questa, a parer mio, è una scelta, deve essere una scelta consapevole, consapevole dei rischi a cui si incorre e quindi anche nella scelta, diciamo, della somministrazione di un vaccino piuttosto che di un altro. Rosanna, a proposito di questo, ti voglio anche dire, e quindi se qualcuno vuole intervenire, sulla questione delle controindicazioni, perché mi sembra di aver letto con l'ultima nota proprio che sia AstraZeneca, ma forse anche Johnson & Johnson, nelle loro controindicazioni, cioè nelle loro indicazioni, hanno specificato che non è proprio escluso la possibilità di, come dire, incorrere alla trombosi. Professor Carbonaro, se mi posso permettere, anche ancora una volta, anche per tranquillizzare, perché molte volte si parla, qualsiasi farmaco in generale può avere degli effetti collaterali, e come sempre si valutano i rischi e i benefici. Corretta informazione, bisogna essere convinti. L'Inghilterra ha dimostrato che la vaccinazione di massa, ormai l'immunità di gregge è stato raggiunto essenzialmente con l'AstraZeneca. Ora, sicuramente bisogna comunicare bene, perché qualsiasi vaccino ha degli effetti collaterali. Certo. Anche col Pfizer abbiamo osservato degli effetti collaterali. Però giustamente, se andiamo a vedere il rischio, uno su un milione da tutte le dosi, e anche tutti i farmaci effetti collaterali. Uno fra tutti, ricordo l'allopurinolo, che noi utilizziamo per la gotta. Quante reazioni avverse serie ha dato? Purtroppo ognuno di noi ha la sua biologia, ha il suo DNA, però non dobbiamo neanche fare terrorismo, altrimenti corriamo il rischio di bloccarci con le vaccinazioni. Quindi attenzione, ci possono essere, ma non facciamo terrorismo. A rinforzo di quello che dice il professor Gesualdo correttamente, l'OMS da anni per tutti i vaccini ha emesso uno statement, quindi una affermazione autorevole, cioè tutti i vaccini oggi sono estremamente sicuri, nessun vaccino, come del resto nessun farmaco, è totalmente sicuro. Ma a riguardo di questo rapporto voglio solo rappresentare che in questa incidenza uno su un milione non sono tutti casi mortali, mentre invece se andiamo a vedere la mortalità anche nel nostro paese del Covid, parliamo di 3%, 3% vuol dire su un milione 30.000 morti su un milione, quindi parliamo di una mortalità 30.000 volte superiore a quella del vaccino. Non si può fare, non ci possiamo fermare davanti a questo. È stato correttamente, mi sembra una scelta ponderata, circoscrivere queste categorie che in qualche modo possono rappresentare questo rischio, come le donne al di sotto dei 60 anni, al momento tenerle da parte e poi offrire questa possibilità a tutti con un consenso informato che viene fornito, ma vi assicuro che ci sono tante persone che, consapevoli di questo rischio ipotetico teorico, di fronte al rischio molto più concreto di morte, per non dire di tutte le altre sequele di cui si parlava prima, molto più frequenti, ha scelto consapevolmente, in maniera convinta, di sottoporsi all'AstraZeneca. Assolutamente, insisto sul fatto che stiamo parlando di un evento avverso davvero molto raro e, come sottolineava lei, non è ancora accertato il nesso di causalità. Allora l'informazione corretta vuol dire anche che si sta indagando ed è giusto, la vaccinovigilanza è fondamentale proprio per questo, perché di fronte ad eventuali sospetti è necessario indagare se c'è un nesso di causalità. In questo caso non è stato ancora dimostrato e quindi il blocco dei vaccini in questo momento, soprattutto dove in Europa abbiamo una situazione epidemiologica critica, potrebbe questo blocco rappresentare davvero per noi un problema, perché avremo un ritardo a venire fuori da questa fase acuta ancora dell'epidemia.
pandemia. Quindi domani aspettiamo anche il pronunciamento dell'EMA sul Johnson & Johnson, perché ricordiamo che noi come Italia abbiamo puntato molto sia su AstraZeneca sia sul vaccino Janssen della Johnson & Johnson. Quindi noi speriamo che in qualche modo possano arrivare messaggi rassicuranti, e soprattutto rimarco il fatto di come sia importante dare una corretta informazione, il consenso informato, in cui si dica che è probabile, non è escluso che su un caso su un milione però non ci facciamo possa del essere, terrorismo ma così terrorismo, aggressivo. Ma sono in chiusura. Speditamente con le vaccinazioni. Sono in chiusura. Andiamo a vedere le percentuali del vaccino: 0,0004. Se andiamo a vedere le donne che prendono i contraccettivi, sono 0,5005. Se andiamo a vedere i fumatori, è 1,5-1,6. Se andiamo a vedere i malati di Covid, il 30% fanno tromboembolia e la fanno polmonare, perché quella che abbiamo visto per quanto riguarda AstraZeneca è una trombosi settoriale dei xeni cavernosi cerebrali. Quindi un altro Se mondo. Siete d'accordo, io vi rinvito e vi darò ancora spazio su questi argomenti molto vicini ai nostri cittadini. Però l'ultima battuta ovviamente la diamo al nostro dottor Montanaro, perché dottor Montanaro, con lei voglio le ultime proprio battute sulla questione dell'andamento della Puglia. Vedremo la luce in fondo al tunnel, faremo la scalata del colore, perché abbiamo le nostre cittadine, l'Adriatico, il mare, la terra, la Puglia, le masserie, abbiamo bisogno di riprenderci. Il caldo e il sole sicuramente ci aiuteranno e ci accompagneranno lungo questo percorso di ripresa generale. Di sicuro nell'immediato i vaccini potranno dare una grossa mano e come dire premiare lo sforzo di tutti gli operatori sanitari che in questo anno hanno saputo a tutti i livelli contrastare in modo davvero esemplare la diffusione del Covid. Nell'attesa che tutti possano ricevere il vaccino, noi non ci stancheremo mai di suggerire a tutti di rispettare le regole, il distanziamento, la mascherina. La mascherina continua a valere quanto un vaccino oggi. Sono d'accordo con lei. Dottor Montanaro, ovviamente la promessa che io l'aspetto in studio in una delle prossime settimane, così magari possiamo interagire dal vivo. Grazie ancora per la sua disponibilità, la salutiamo noi e tutti gli ospiti, grazie all'eccellente lavoro appunto del Dipartimento per la Salute alla Puglia con il dottor Vito Montanaro, grazie per aver scelto di stare con noi questa sera in esclusiva, grazie a tutti voi, una manciata di minuti, e ovviamente sapete che tra poco mi sto per occupare invece dei gridi, degli aiuti di molte persone in grande difficoltà sulla pandemia. Da una parte ci siamo occupati della questione appunto Covid, medicina, reparti, ospedali e vaccini, ma dall'altra parte i gridi di tutte quelle persone che non riescono più a sfamare la propria famiglia. Tra una manciata di minuti sarò sul pezzo, tra poco. Bentornati al punto, siamo sempre in diretta. Stiamo facendo il punto con i più importanti personaggi del nostro paese. Nella prima parte abbiamo ampiamente dedicato e abbiamo in qualche modo cercato di risolvere tutti i dubbi che riguardano i vaccini, e non solo, con i più importanti esperti, professori, eccellenze del nostro territorio. Ma adesso voglio fare il punto con un'altra eccellenza del mondo del giornalismo, il direttore, lo ringrazio per dedicarmi il suo tempo in esclusiva con noi, il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Eccellenza e da querela, per l'eccellenza. Me lo deve far passare, ma la sua intelligenza e la sua scrittura credo siano riconoscibili nel nostro paese. Non è una sponsorizzata, è la stima che provo nei suoi confronti, quindi è doveroso che io lo dica. Da profana giornalista, io insomma l'ho seguita nel tempo, negli anni, quindi direttore, da lei c'è soltanto che da imparare. Lei è un liberale, uno che è un anticonformista, dice le cose che pensa e le dice poi dalla pancia, questo si nota, insomma, me lo lasci dire. A proposito di quelle che sono le sue esternazioni importanti, io vorrei fare il punto con lei, direttore, su una questione che un po' fa arrabbiare tutti gli italiani. Allora, la Cina, da dove tutto è partito, sembrerebbe oramai, anzi tolgo il condizionale, sono tornati alla normalità. L'Inghilterra hanno accelerato una campagna di vaccinazione davvero sferrata, a seguire l'Israele, modello addirittura preso in esempio un po' da tutto il mondo, e per finire insomma anche gli Emirati Arabi con Dubai, stiamo vedendo oramai l'uso della mascherina, sembra un vecchio ricordo. Partiamo così.
primo momento ero contraria, non volevo vaccinarmi. Oggi invece ho fatto la seconda dose di Pfizer. E questo perché ho capito qual è la situazione in altre parti del mondo, come ad esempio in Italia, dove non ci sono dosi a sufficienza e le persone pregano per essere vaccinate. E allora facciamo il punto proprio, grazie Paolo dalla regia, mettimi proprio in contatto con il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Direttore, come ha visto nel nostro editoriale, le voglio subito chiedere, mentre nel resto del mondo molti stati sono tornati o quasi alla normalità, invece noi in Italia siamo decisamente ancora indietro. Però se ci fate caso, gli esempi che voi avete citato sono esempi molto particolari. E io qui sono stato e sono molto critico ovviamente su come è stata gestita la pandemia in Italia, eccetera, eccetera. Però insomma bisogna essere onesti e dire che sono cose imparagonabili. La Cina è una dittatura dove non esistono le libertà individuali, dove la gente non è stata segregata dal lockdown, è stata segregata appunto. E chi si permetteva, non dico di disobbedire, ma di, solo di mettere in discussione, probabilmente è finito in carcere. Israele non è una dittatura, ma è un popolo abituato a lottare per la propria sopravvivenza e quindi a obbedire tacendo, e poi è dotata di un'organizzazione pazzesca. Così come i piccoli staterelli in giro per il mondo che, dove le vaccinazioni funzionano, sono staterelli che sono grandi poco più di una nostra grande città, cioè l'intero Stato ha gli abitanti di Milano, non dico di Roma, ma forse neanche di Milano. Quindi sono condizioni diverse. Noi dobbiamo paragonarci per avere un metro con gli Stati europei democratici. La democrazia ha tantissimi vantaggi e anche qualche stortura, soprattutto in emergenza, perché in emergenza in guerra si va col codice di guerra, non col codice civile. Invece, essendo noi della democrazia, stiamo affrontando una guerra del COVID con il codice civile, giustamente dico io. E quindi noi dobbiamo paragonarci a stati simili, la Francia, la Spagna, la Germania, perché se no, come dire, non capiamo esattamente che cosa sta succedendo. Direttore Sallusti, a proposito di quello che è il nostro regime democratico, le ultime dichiarazioni del ministro Speranza e anche del presidente Draghi sulla questione, insomma, di mettere in campo questo famoso pass che servirebbe, insomma, in qualche modo per, come dire, dare il via libera non soltanto alla circolazione fra regioni, ma anche in alcune attività. Questo modello però è stato abbastanza criticato. Lei che cosa mi dice in merito? Il pass è doveroso e giusto oppure no? No, il pass, come tutti i pass, sono pericolosi perché limitano le libertà. Io sarei favorevole, io ho scaricato l'app Immune, che comunque è un pass, che non è servito a nulla perché è stato uno dei grandi fallimenti del governo Conte. L'ho scaricato, ho preso il Covid, nessuno mi ha avvisato che, come e quando, quindi non serviva a niente. Però dicevo, siccome sono favorevole al fatto che in guerra alcune libertà possono essere ristrette, ci può anche stare un pass vaccinale, per cosa intenderci. Basta che non sia il cavallo di Troia per usare come dire, una cosa utile per combattere il virus, per poi estenderla, perché sennò tra un po' arriviamo che l'obeso non può più entrare in un ristorante, e il calvo non può più andare a fare sonaglio. Arriviamo a, come dire, a limitare in base a dei pass le libertà fondamentali. Allora, non sapendo né leggere né scrivere, io sono più contrario che favorevole. Però insomma capisco che in emergenza può essere anche utile. Basta che finita l'emergenza, poi ce la tolgono dai piedi sta roba. Non siamo soltanto molto agitati perché gli italiani, ovviamente direttore me lo lasci dire, hanno un grande desiderio di tornare a lavorare, di tornare alla normalità, ma sono anche agitati i partiti, come stiamo vedendo insomma in queste settimane le agitazioni nel Movimento 5 Stelle e anche le agitazioni nel movimento del Partito Democratico. Le faccio guardare il servizio e poi lo commentiamo insieme. We'll be right back.
segretario del Partito Democratico. Siamo di fronte a uno sforzo che è terribile, ce la metteremo tutta, vi assicuro io ce la metterò tutta. Non è che non l'ho capito, ha dato a quella motivazione dell'uscita una motivazione politica che io trovo allucinante, distruggere il Partito Democratico e farne un altro per togliere l'idea del soggetto del cambiamento al PD, cosa che un partito personale non potrà mai fare. Il nuovo statuto ci servirà per affrontare con consapevolezza politica le profonde trasformazioni che sta attraversando il mondo del lavoro. Chiedo a tutti voi, a tutti gli iscritti, a tutti coloro che partecipano a questa nuova stimolante intrapresa di continuare a fare ricorso, ieri come oggi, come sempre, a due fondamentali qualità, onestà e coraggio. La mia coscienza politica non ce la fa, stavolta non ce la faccio, da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 Stelle, è più che legittimo, la vita non ha niente di grave, soltanto che io non posso far altro che farmi da parte. Buttare giù un presidente per bene come Conte, io questa cosa non riesco proprio a superarla. Apritemi sempre l'audio con il direttore Sallusti dal giornale. Allora, direttore, ha visto il nostro editoriale, Zingaretti lascia il Partito Democratico e arriva Letta, Conte arriva nel Movimento 5 Stelle come già se fosse il nuovo presidente, è il nuovo, come dire, leader, e dall'altra parte Di Battista minaccia di andarsene, così ha fatto. Che cosa mi dice in questa agitazione politica fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico? Che ne sarà? Ma sono due casi, secondo me, diversi, che poi ovviamente nel dibattito politico si uniscono, ma i 5 Stelle non esistono più, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. I 5 Stelle, che il 34, non mi ricordo più, per cento degli italiani hanno votato, non esistono più da tempo, per il semplice fatto che rappresentavano un'utopia, cioè quella di poter governare in base appunto a dei sogni e non alla concretezza del dover governare, e che quindi governare significa anche fare delle cose, significa sporcarsi le mani, significa mediare, significa. Ora, se Conte riuscirà, io non ne sono certo, ma se riuscirà a prendere il comando dei 5 Stelle, non dovremo più chiamare 5 Stelle, sarà un'altra cosa, un altro partito, che non avrà più nulla a che fare con quelli precedenti. In questo senso ha ragione Di Battista, non c'è più nessun punto in comune, in contatto tra i 5 Stelle di Conte e i 5 Stelle originali di Grillo, Di Maio, Di Battista. In quanto al PD la cosa è diversa, perché nel PD invece prosegue e si replica un canovaccio che abbiamo visto da quando è stato fondato il PD. Il PD è un partito tribale, proprio nel senso letterale della parola, è composto da tante tribù, non è una democrazia, no? Non è tribale. C'è la tribù degli ex comunisti, la tribù degli ex democristiani, la tribù dei miglioristi, la tribù. E comanda, un partito tribale può essere comandato solo da un uomo forte, come accade nelle società tribali, dove il dittatore è il capo della tribù più forte, ma le tiene insieme appunto facendo il dittatore. Siccome il PD si rifiuta e sfugge all'uomo forte, è in un'eterna guerra interna tra le varie tribù che ogni anno e mezzo, due anni al massimo, fa il colpo di Stato e cambia il suo capo tribù, essendo capo tribù debole. Io auguro a Letta ogni bene, ma credo che in assenza di novità tra un anno e mezzo saremo ancora a capo del problema, cioè con Letta in difficoltà e tutti che gli fanno la guerra all'interno, e bisognerà cercare un nuovo segretario. Direttore, io la ringrazio davvero per avermi concesso ancora una volta il suo tempo. Grazie per aver fatto il punto in esclusiva questa sera con il direttore dell'eccellente giornale e anche l'eccellente mano, oltre che intelligenza, del dottor con noi, Alessandro Sallusti. Grazie, arrivederci, grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ancora al direttore del giornale Alessandro Sallusti. Grazie ancora per essere stato in esclusiva questa sera al punto. Entriamo nel vivo proprio delle vicissitudini delle categorie più colpite dal Covid: ristoratori, palestre, centri estetici, scuole di danza e non solo.
Tra poco abbiamo un'esclusiva. Un'esclusiva che vi ho mostrato all'inizio della trasmissione, quando nell'anteprima vi ho parlato del grido, dell'aiuto di alcuni protagonisti, di alcune persone che hanno mandato una mail, un aiuto, una telefonata qui proprio ad Antenna Sud. E noi siamo subito intervenuti e questa sera mostreremo veramente delle immagini molto particolari, ma soprattutto ci collegheremo proprio con i protagonisti diretti interessati. E allora il mio studio è ricoperto di esperti, medici e politici e vado subito a salutare. Grazie per aver raggiunto i nostri studi dalla lista di Caro. Angela Perna, eccola qui. Grazie, buonasera, Angela. Buonasera, grazie a te Manila. Consigliere al Comune di Bari, imprenditrice, sempre in prima linea e dice sempre quello che pensa. Francesca Ferri. Grazie, buonasera a tutti. Dal Partito Democratico con noi Massimo Maiorano. Buonasera. Il direttore della testata giornalistica 20x4 che segue le vicissitudini del punto in esclusiva, Antonio Carbonara. Buonasera a tutti. E il dottor Gianni Grilli, grazie per aver raggiunto i nostri studi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Da quest'altra parte, ex politico dalla Lega, ma attualmente imprenditore, Antonio Volpe, grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Con tutti voi stiamo per fare il punto per cercare di risolvere il grido di un ragazzo. Ne hanno parlato tutte le testate giornalistiche, i telegiornali, anche noi qui di Antenna Sud, un ragazzo giovanissimo che a Barletta ha preso una tenda da giorni, si è appostato lì sotto al comune gridando aiuto. Io tra poco questo ragazzo ce l'avrò in esclusiva. Allora intanto lo vado a salutare perché è collegato con noi e c'è Angelo. Angelo, buonasera, ben arrivato al punto. Buonasera Manila, grazie. Allora, Angelo, poco prima di venire, grazie Paolo, mettimi in contatto con Angelo. Allora, tra poco racconteremo la tua storia. Ti ringrazio per il video che mi hai mandato prima di partire da Barletta, perché mi hai detto, Manila, ricorda quello che hai detto in quel video perché non ho il tempo di mandarlo, lo mandiamo dopo. Che cosa hai detto in quel video? Io lascio questa postazione. Ti ho ringraziato per avermi invitato, per comunque aver messo un po' di notorietà su questa cosa, perché comunque quello che sto facendo non lo sto facendo solamente per me, ma lo sto facendo per tutti i colleghi sia della ristorazione, ma anche per le persone del mondo dello spettacolo, per i proprietari di palestre, un po' tutti noi del commercio che comunque stiamo soffrendo questa situazione. Senti Angelo, noi vedremo adesso delle immagini in esclusiva anche dell'ottimo servizio che ha realizzato Francesco Zagaria, uno dei nostri giornalisti, ma da quanti giorni sei ubicato lì a Barletta con questa tenda sotto al municipio? Sono 5 giorni che mi trovo sotto Palazzo di Città Barletta con la tenda facendo lo sciopero della fame. Ma come lo sciopero della fame, Angelo? Sì, ho preso questa decisione perché comunque la tenda e lo sciopero della fame hanno un simbolo. In poche parole, io oggi lo sto facendo per protesta, ma domani mattina comunque potrebbe capitare a chiunque di noi che ha un'attività oppure lavora negli altri settori di doversi trovare a farlo per necessità, per forza di causa maggiore. Ma io lo so, però questa cosa non ti fa bene, Angelo. Siamo già in un momento in cui veramente, ecco, le persone finiscono, tu lo sai, in ospedale per via del Covid. Tu che fai? Rischi veramente di dare il benvenuto al Covid se sei debilitato? Questo non lo devi permettere, questo lo chiariremo dopo. Per questo ho invitato il dottor Gianni Grilli, che ti deve convincere a tornare a casa, perché il sistema immunitario, sai benissimo, che è il primo elemento, il primo fattore col quale si nutre questo maledetto virus, subdolo e maledetto. Questo lo risolviamo dopo. Per la questione adesso che riguarda te, ne parleremo ampiamente. Insomma, io sono contenta di averti convinto di aver in qualche modo di lasciare la tua postazione, ma tu sei fisicamente nei nostri studi e adesso sei in collegamento nel nostro studio, appunto, ma tu a Barletta la tenda l'hai disfatta? Assolutamente no, la tenda è sempre lì, ci sono tanti colleghi e tanti amici che comunque la sorvegliano, per così dire, perché comunque tutti i giorni non sono mai da solo, sono sempre circondato da persone a me care, anche dalla popolazione che, devo dire la verità, è molto attiva. Tanto è vero che un ringraziamento speciale va alle forze dell'ordine che si preoccupano tutti i giorni, comunque passano, chiedono se ho bisogno di qualcosa. E questo è molto bello. Sì. Angelo, fermati là. Allora, Paolo, torna su di me. Perché questa anticipazione è il grido di tanti lavoratori che purtroppo qualche giorno fa sono scesi in piazza a Roma da oltre un anno, categorie che non ce la fanno più
E allora vogliamo per favore, voi politici, metterci non solo la faccia, ma cercare di darci delle risposte, perché queste persone sono allo stremo. Partiamo così. Noi si vuole lavorare, lavorare e basta. Penso ci siano le condizioni, se le regole si rispettano, quindi non è possibile stare senza lavoro per un anno. È giusto che solo le nostre categorie paghino lo scotto della pandemia. Libertà! 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 Arrivano continuamente bollette, vogliono gli affitti, come c***o glieli devo dare? Un governo di pazzi, di matti, che in nome della vostra salute fa il vostro danno. Immagini, immagini che da oltre un anno io racconto tutte le settimane qui al punto. Allora, Massimo Maiorano, voi siete al governo, voi dovete impedire che tutte queste immagini possano essere utilizzo di noi media, di noi comunicatori, perché queste sono immagini terribili da far vedere. Noi dobbiamo, anzi voi avete il diritto, il dovere più che altro, di intervenire per far sì che tutto questo finisca, perché lì c'è Angelo, c'è un ragazzo giovanissimo che non riesce a pagare i debiti e la sua famiglia. Io voglio dare delle risposte ad Angelo e a tutte queste persone che in piazza scendono per chiedere non i soldi allo Stato, che abbiamo capito che lo Stato è negligente su questa materia e mi direi conferma se dico delle cose o dico delle baggianate, ma dall'altra parte il diritto al lavoro. Queste persone vogliono lavorare per pagarsi i debiti, per sfamare la propria famiglia. Prego. Io prima di tutto voglio fare solidarietà ad Angelo, che è stato anche coraggioso per quello che avevo già seguito la vicenda a Barletta. So che è molto attenzionato dalla cittadinanza, ma anche da tutto il sistema, sia politico ma anche da parte delle forze dell'ordine. Io penso che la situazione, come qualcuno già diceva prima di andare in onda con questa trasmissione, parlava di, appunto, di atti concreti che, diciamo, con questo sistema politico che abbiamo è difficoltoso, bisogna essere seri nel dire le questioni come stanno. Però mi risulta che proprio stamattina l'ex ministro Boccia ha presentato una mozione, Maiorano, dove parla di parlando. Io innanzitutto ti faccio parlare, ti fermo, oggi e voglio con stare tutto più tranquillo il rispetto perché, del, per rispetto delle persone che stanno lì, che soffrono, voglio ma non essere, puoi dire voglio, che però non puoi dire che ci però sia un tono più io cauto, massimo più solidarietà tranquillo all'amico che è a casa, ma non dire che è coraggioso fare uno sciopero della fame. Massimo della solidarietà, ma arrivare a questo punto no, anche perché dico all'amico in collegamento che non sarà, ma con questo non dico che sono, non ti sono vicino, non sarà il tuo sciopero della fame a cambiare delle decisioni che sono state già prese. Se noi dobbiamo fare propaganda come fa la Lega, che fa propaganda dalla mattina alla sera per dire di aperture, cioè dobbiamo anche parlare di quelli che sono i dati. La Puglia, diciamo, Bari è al secondo posto, ma non fa dai risposte precise all'amico che è a casa rossa, dopo e il noi, 26 e noi siamo dopo il 26 ci sono, allora, c'è la possibilità, dobbiamo essere concreti, di riaprire le attività spiegare, commerciali bisogna dunque spiegare. Ragioniamo allora, ci su vogliono, questo ci non vogliono. Illudiamo vabbè, nessuno uno per voi, volta non vabbè, ma voi volete soltanto non, fare propaganda non illudiamo propaganda. Nessuno non illudiamo nessuno, ma diciamo chiaramente dopo il 26 questa è la domanda di fondo intorno alla quale questa trasmissione deve discutere. Antonio, scusate, no, assolutamente, è quella che ci devono essere i sostegni veri a tutti coloro che hanno queste difficoltà. Questa è la mia proposta. A te politico, ed è la proposta anche del mio partito. Maiorano, è la proposta del mio partito. Antonio, i sostegni scusa veri Antonio, a coloro Antonio che hanno subito le chiusure vere.
a quelle persone, a quelle categorie va dato il massimo sostegno, e il sostegno lo deve essere a carico dello Stato. Questa è la mia proposta, è la proposta del Partito Democratico. In questo momento il sostegno migliore che si può dare è smettere di fare annunci, smetterla, perché dal 23 di marzo che andiamo avanti con degli annunci, la propaganda la fanno altri che pensano di aprire in modo ingiustificato. Io non sto dicendo di aprire, io sto dicendo di dare i sostegni, non di aprire, perché c'è chi fa la propaganda per dare, assolutamente così, perché solo aperture che non si ingiustificate, perché non si può fare l'apertura con i contagi che ci sono oggi, dare numeri a caso, bisogna sapere nemmeno come gira concreto l'economia, a chi veramente, dare numeri a caso, a chi veramente, sapere come gira Massimo, l'economia, però sta parlando Volpe, facciamo esprimere un concetto chiaro, prego, dare Antonio. Dei numeri a caso e continuare a dire di voler sostenere l'economia quando con questi miliardi di cui ci si riempie quotidianamente la bocca, a malapena si riesce a coprire un decimo del fabbisogno che realmente il mondo imprenditoriale avrebbe bisogno, è paradossale. Si vuole soltanto cercare di ricostruire un tessuto sociale che ha bisogno di lavorare. E poi, dopodiché, bisogna ragionare di sgravi fiscali sulle tassazioni, perché noi dobbiamo pagare gli affitti e ai proprietari dei locali commerciali non è stato proposto nulla, e quindi di conseguenza i proprietari dei locali commerciali non hanno tagliato gli affitti, perché hanno anche loro bisogno di campare. Chi deve pagare gli affitti non sa più come fare, continua ad accendere mutui in maniera impossibile da sostenere, si continua a parlare di sostegni di spiccioli, perché avere 1000 euro di ristori o 2000 euro di ristori per un'azienda che ne ha bisogno di almeno 4, 5, 10 volte tanto è ridicolo. Quindi l'unica cosa da poter fare è oggi ragionare su come riaprire e ragionare su come dare dei tagli alla tassazione. E allora Volpe, come riaprire? Dobbiamo dare delle risposte ad Angelo, perché Angelo è lì che ci ha messo la faccia, questo esattamente ragazzo. Fermi un attimo, per favore, non è facile, Angelo, perdonami, ma sai benissimo che questa trasmissione purtroppo viene travolta non soltanto in termini di politici, imprenditori, medici, vogliono tutti venire qui perché devono intervenire sulle questioni. Però, per favore, questa sera, più di tante altre sere, mettiamoci la faccia ad aiutare questo ragazzo, perché questo ragazzo ha abbandonato veramente lo sciopero della sete e della fame, ha lasciato la postazione della sua tenda Barletta, Angelo me lo confermi, per venire qui perché vuole dalla politica delle risposte. Questo ragazzo si fida di voi, questo ragazzo ha bisogno del vostro intervento, ha bisogno di un aiuto, e come ha detto questo ragazzo all'inizio della trasmissione, io sono uno dei tanti. E allora vi racconto la storia di Angelo, guardate in esclusiva, telespettatori di Antenna Sud, in che condizioni vive questo ragazzo da 5 giorni, mentre a casa la sua famiglia non riesce veramente a sfamarsi. Partiamo così. Euro di fitto. Di bollette in media, appunto, arriviamo intorno ai 2000-2500 al mese, tra luce, gas, legna per il forno. Non riesco più a sostenerlo, veramente, non ho più una lira. Questa è la storia di Angelo, un pizzaiolo di Barletta che ha dovuto chiudere la propria attività nel centro storico della città. Simbolicamente questa mattina si è piazzato con una tenda sotto Palazzo di Città per esternare il suo grido di dolore, ricevendo la solidarietà di alcuni colleghi e passanti. Io sono Angelo Batticore, sono il titolare di una pizzeria qui a Barletta. La mia protesta simbolica della tenda e dello sciopero della fame per un semplice motivo: io ormai come attività ho fallito perché non riesco più a mantenere le spese, non riesco più a pagare l'affitto, e tanto è vero che ho perso la causa contro i proprietari del locale perché sono sotto sfratto, sono moroso, è da novembre che non riesco più a pagare gli affitti. Ho chiesto anche di venirmi incontro, ma è stato rigettato tutto. E quello che chiedo è dare liquidità alle aziende. Angelo, da quanto tempo non riesci a pagare gli affitti? È da novembre del 2020,
che da quando appunto c'è stata la seconda chiusura per le attività di ristorazione come pizzerie e ristoranti appunto, perché già con il primo lockdown c'è stata un po' di una bottarella, però mano a mano poi appunto ci si è ripresi. Io ho chiesto appunto ai proprietari di venirci incontro, dato che la situazione, almeno per come si fa all'italiana, non si dà una data precisa, perché parliamoci chiaramente, una data precisa non si può dare, però si va avanti di mese in mese. E per chi ha un'attività ristorativa come me, non si può fare i programmini a 15 giorni o a 6 giorni. Cioè comprare del materiale per aprire, cioè andare in un cash and carry minimo per me significa spendere 500 euro. E se abbiamo una settimana come quella dell'8 di dicembre, che solamente la BAT e Foggia, anzi neanche tutta la BAT, solamente determinati comuni sono stati chiusi come zona rossa, quando il giorno prima erano stati fatti acquisti, ristoratori che hanno speso pure 2.000 euro per hanno fare gettato l'otto. Via tutte quelle cose. Angela Perna, diamo delle risposte a questo ragazzo, per favore interveniamo. Allora, caro Angelo, innanzitutto dirti che siamo tutti con te, con la vostra categoria, qui non esiste un discorso di destra, sinistra, in realtà tutti vogliamo il vostro bene, tutti vorremmo la vostra ripresa. A mio parere nel passato, perché il passato va guardato per correggere quelli che sono gli errori, effettivamente nel passato siamo stati travolti da questa emergenza e quindi magari è stato messo un po' sulla bilancia il diritto alla salute rispetto al diritto al lavoro, un po' come la vicenda dell'Ilva, tanto annosa e a tutti quanti noi nota. Quindi adesso bisogna ripartire, tant'è vero che adesso il 26 ci metteremo tutti alla prova e noi per il nostro piccolo, io per esempio sono una consigliera di municipio, tu vuoi delle risposte concrete, il consigliere di municipio nel momento in cui ha avuto dei fondi all'inizio della pandemia ha deciso di impegnare questi fondi destinati alla cultura e allo sport per l'emergenza, adesso riavremo altri fondi e i settori da cui ripartiremo. Parlo a livello locale perché ognuno deve fare il suo. Sì, allora io parlo per quanto Angela, scusa, c'è il proprietario originale di questa struttura che lo sta buttando fuori. Nel frattempo, è questo il fatto concreto. Nel frattempo bisogna l'imprenditore sorride mentre noi parliamo, quindi il suo linguaggio, seppur non con i suoni, fa interpretare in maniera forte che l'atteggiamento, io sono un politico, è assolutamente dilatorio nel tempo. Oggi Angelo ha bisogno delle risposte concrete, non solo perché non fa parte come noi di amministratori, ma è un imprenditore. L'imprenditore è l'impresa pragmatica sostanziale. È quello che più mi fa specie. È come Angelo indossi a mascherina la fascia tricolore, di come lui ami la sua terra, e gli chiedo come fa a vivere con questo contrasto quando lo Stato è un conflittualità col ma popolo. Ma le risposte concrete, infatti adesso abbiamo ben capito, popolo, Angelo, non credo che nella classe politica odierna, questo è il discorso. Cioè la classe politica odierna, alla fine, di noi imprenditori, ristoratori, proprietari di palestre, ma anche i semplici attori, se ne sta infischiando. Allora, cioè, Angelo, non è stato fatto nulla per io noi, ti do nulla. Un consiglio, inizia a sfruttare, passami il termine, i tuoi rappresentanti locali. Quindi inizia da Barletta, nulla, dai tuoi referenti locali. I miei rappresentanti locali sono da 5 giorni che io sto sotto al comune, non mi dicono neanche buongiorno. Ma perché mamma non possono mia dire nulla? Ma no, è bugia, l'atteggiamento arrendevole non ci deve essere. Andiamo a conoscerli, a Barletta chi sono questi politici, assessori, scusate, che ti vedono e passano davanti, perché io voglio dire questo. Scusami se ti interrompo, passano davanti perché il problema base è che anche se si ferma una persona, che sia di destra, di sinistra, di qualsiasi partito, la gente deve strumentalizzare quel gesto, quando invece si tratta di umanità. Si fermano le vecchiette a chiedermi come sto, non si è mai fermato nessuno a livello politico locale a dirmi ti serve una bottiglia d'acqua, vuoi un caffè, come ti senti oggi? Niente. Cioè, si ferma la Digos, scusate, si ferma la questura, Gianni, si ferma i carabinieri, tutto questo è si ferma il mondo. Perché dal punto di vista umano, a livello psicologico, siamo colpiti dal Covid, abbiamo tutti paura di prenderlo, poi di guarirci, poi il post-Covid, il long-Covid, ma tutta la paura di chi non riesce a mangiare. Allora, sicuramente innanzitutto un massimo solidarietà ad Angelo e a tutti coloro che si trovano nella
nella stessa situazione di Angelo. Allora io credo, forse oggi dirò qualcosa di diverso, ma io credo che per combattere un'epidemia ci vuole una cosa fondamentale, che è l'organizzazione. Se manca l'organizzazione, nei confronti non riusciremo mai a venirci a capo. Organizzazione che significa? Significa organizzare ospedali, significa organizzare terapie domiciliari, significa organizzare case di riposo, significa organizzare ristoranti, palestre, strutture. Ma se cioè, sono 30 anni che chiudere, si taglia sulla sanità. Come Angelo? Se sono 30 anni che si taglia sulla sanità, in Italia si taglia sempre sanità e istruzione. È normale che si arriva in una situazione del genere, che abbiamo gli ospedali al collasso. Cioè, ma di che parliamo? Poi arriviamo, sì, gli ospedali sono al collasso, chiudiamo la ristorazione. Per 30 anni Angelo, si faceva qualcosa Angelo, per la Angelo, sanità. Ascoltami, non abbiamo solo gli ospedali al collasso, ci stiamo preoccupando, no, del fatto che il tuo ristorante, come migliaia di ristoranti in Italia, sì, sono chiusi, perché sembrerebbe, io sinceramente da giornalista quali sono tutti questi dati, non li ho visti del contagio nei ristoranti, invece nel bus, negli autobus, esatto, nelle metro, esatto, è strapieno, guardate, guardate. Anche in zone che non erano bianche. E sa perché accade e continua ad accadere che nonostante noi teniamo chiuso tutto, il contagio corre? Perché non corre nei ristoranti, corre sui mezzi pubblici, che sono gli unici che non sono mai stati potenziati, che è esattamente la cosa folle di tutta questa gestione. Quello a cui noi stiamo rinunciando oggi non è andare a cena. Quello a cui noi stiamo rinunciando è la sopravvivenza di migliaia e migliaia di aziende, di un pezzo del nostro tessuto produttivo che è in ginocchio per non ottenere il risultato. Allora, si rischia più di prendere il Covid nei bus o nei ristoranti? Questo me lo dirà un esperto, il dottor Gianni Grilli, invitato apposta questa sera. Tra poco verrò da lei, però partiamo da Carbonara e poi Maiorano. Allora, la questione dei bus e dei ristoranti. Sperando, prego, che non mi blocchi, Maiorano, dal 26 in poi si dovrebbe ripartire, sempre se la Puglia passa in altra, in zona gialla. L'amico dovrebbe, di regola, aprire all'aperto, perché pare che all'aperto tutto sia più sicuro. Ora mi chiedo, amministratori di Barletta, amministratori di Barletta, ecco come intervengono gli amministratori. Saranno disponibili a lasciare il marciapiede davanti alla pizzeria, il marciapiede alla parte, dalla parte opposta della pizzeria, per poter consentire all'amico che è a casa di poter sistemare tavolini, di poter sistemare tavolini? Sicuramente ce l'ha un piano del genere, un piano del genere. Il problema è un altro, che sicuramente siamo ancora in zona rossa, siamo al secondo posto, Bari, la BAT si trova, mi pare, al decimo posto in Italia per il numero di il contagi. Il mio problema, dobbiamo ridurre i contagi, è che non dobbiamo, dobbiamo ridurre illudere, gli assembramenti, non forse dobbiamo illudere non nessuno, tu perché se dopo il 26 succede che il la casino, propaganda lui è ritorna finita ad essere a stare non come si prima. Tratta di peggio dire apriamo, si ma tratta io ci di sto dire con così, cioè io sto aprire, sotto sfratto, aprire, io ormai ho perso il locale, la mia attività se n'è andata. Scusate, scusate, capite, scusami Maiorano, lo capisci, scusami il disagio di un ragazzo, certo, che ha lasciato, certo, la sua tenda sotto il municipio di Barletta, certo, l'ho ha visto fatto pure più di 100 chilometri perché è qui nello studio accanto del punto, perché ce l'abbiamo proprio vicino, ed è lì proprio perché deve dire la sua. Questo ragazzo deve tornare a casa non dopo le chiacchiere, deve tornare a casa con una risposta. E quindi noi dobbiamo cercare di ascoltarlo, di aiutarlo, come io spesso faccio per le decine, centinaia di testimonianze che racconto, che non strumentalizzo nel mio programma, ma che aiuto questa gente. Facciamolo parlare, prego.
È inutile raccontarci le barzellette di dire vabbè dal 26 in poi si apre, no, casomai con i posti esterni. Io personalmente ormai il locale l'ho perso, sto sotto sfratto, quindi è inutile che ci raccontiamo ste cosine così. Cioè io dopo il 30 giugno devo lasciare il locale perché fino al 30 giugno c'è il blocco sfratti. Io il locale già lo sto svuotando, io ho investito 70.000 euro nella mia attività di soldi miei e della mia famiglia che non rivedrò più. Volpe, io vi chiedo, ma davvero mi dispiace, mi piange il cuore, ma ci sarà, c'è la continua, insisti, perché ma insisti, che cosa, con ripartire quali soldi insisto, con quali soldi insisto, io come lo riapro il locale, con quali soldi? Sta senza soldi, ha avuto gli sfratti. Cioè io sto sotto sfratto, forse è questo che non è chiaro, cioè non è che ho chiuso perché ho detto, beh ho chiuso, sto fatturando poco, poi riapro quando si riapre, io sto sotto sfratto perché non riesco a pagare gli affitti, quindi come cazzo riapro dal 26? Lo capisco, però ti prego, Angelo, lo so, le parolacce non le usiamo perché siamo in fascia protetta, sai, ci guardano più di 1 milione di persone e ci sono anche molti giovani, evitiamo le parolacce. Lo capisco, però, fermati Antonio, capisco. Certo che grillo, certo che grillo le parolacce, però le dice in TV. Lo capisco, infatti. Grillo dice parolacce in TV, lui è incazzato veramente. Lo capisco, Antonio Volpe, per favore. Il problema è che si continua a parlare di annunci, si continua a parlare di problemi come se fosse secondario il dramma che sta vivendo quotidianamente questo ragazzo, ma ci rendiamo conto che andare a continuare a insistere a dare soltanto degli annunci e dare delle date senza dare una certezza se questa persona potrà mai avere una seconda opportunità, perché qua il problema è un altro, cioè dove abbiamo noi le opportunità? L'Italia è una nazione di opportunità o è soltanto la nazione per giocarsi il proprio consenso elettorale? Perché io quello che continuo a vedere in molti politici è che dalla mattina alla sera stanno soltanto a caccia di voti, di consenso elettorale, ma non fanno un beato fatto concreto, nulla, che possa essere tante realmente vicino e allora è una nazione che non deve soltanto raccontare barzellette in politica, ma in fatto proprio di sanità, e cioè di concretezze. Questa nazione è in grado di stabilire se il virus in queste tre ondate si prende più al ristorante o nei bus? Ma sicuramente sì, si prende molto di più nei bus che non, che non nel ristorante, se il ristorante è organizzato in una certa maniera. Perché parlavo prima di organizzazione? Parlavo di organizzazione perché è possibile stabilire dal punto di vista sanitario come fare ad evitare il contagio in un luogo, in un ristorante, in un luogo chiuso. Basta valutare gli spazi. Chiaramente un ristorante che ha 20 posti letto è un conto, uno che ne ha 150 è un altro. Se io ci faccio entrare nel ristorante con 100 posti letto, 100 posti io abituato all'ospedale, 100 tavoli, ce ne faccio entrare 20, chiaramente riduco le possibilità di contagio. Il rischio zero in sanità non esiste. Chiaramente se invece metto 100 persone in un bus, chiaramente la possibilità di contagiarmi è molto dottore, maggiore. Noi le regole le abbiamo No, come ce le hanno date così. Un anno fa. Noi abbiamo investito fior di soldi per metterci in regola. Invece no, sto parlando di bus, sto parlando di me. Sto parlando di bus, sto ucciso. Uno si mantiene 10 minuti, un quarto d'ora e con tutte le protezioni. E quindi non ci sono 100 persone in bus, ma ci sono il 50% dei posti a disposizione. No, ma dobbiamo essere. Scusatemi per favore, questa è la questione che riguarda, sapete, è un talk davvero acceso, è l'unico al sud che è così acceso ed è per questo che il pubblico lo guarda, però il pubblico mi rimprovera e mi dice che gridate troppo. Allora un attimo, se da una parte questa sera con un esperto che è sempre lì in prima linea, il dottor Grilli, come molte eccellenze che abbiamo avuto questa sera, ci ha riferito che in maniera statistica il virus si prende più nei bus, nelle metro, nei treni che al ristorante. Scusami Angelo, tu nel tuo ristorante quali sono le misure anti-Covid in materia che tu hai preso? Ce lo puoi dire? Ma comunque utilizzavamo le mascherine, igienizzazione, i guanti, c'era tutto quello che serviva. E poi il mio ristorante ha 60 posti a sedere. Perché non ne potevo utilizzare 20, quello che dico io? Cioè, io non volevo lavorare con 60 posti, ma fatecene utilizzare 20, questo, 25. Questo, allora, capite bene che questo è l'aspetto dei bus. Ma dall'altra parte c'è un altro aspetto, come giusto che sia.
E allora, non mandiamo più i nostri figli a scuola? No, ci ripensiamo, facciamo la DAD, 50 e 50. Adesso finalmente i contagi scendono, torniamo tutti a scuola. Ma scusate, chiudiamo i ristoranti dove si possono organizzare veramente protocolli per cercare di mettere in sicurezza non soltanto chi ci lavora, ma chi va a cena con le distanze, con i plexiglass che i ristoranti hanno comprato, con le mascherine, l'igienizzante, i percorsi, diminuire i tavoli, allontanare le sedie e poi tornano tutti a scuola. Prego. Precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Ci sono attività che sono davvero sull'orlo della chiusura, ce ne sono tantissime di cui nessuno si occupa più. Noi non possiamo più aspettare, noi abbiamo bisogno di ristori subito, soprattutto di una programmazione che in qualche modo metta in campo una possibilità di ripresa. La Regione Puglia è assolutamente ferma, ferma. Allora, subito con Francesca Ferri. È da circa un mese che in Puglia abbiamo tutti, gli imprenditori, gli istituti, le istituzioni, seguito le disposizioni di chiusura. Ma siamo ad un mese che il tasso di contagio è il più alto d'Italia. Ciò vuol dire che la terapia sanitaria, organizzativa e politica è stata inefficace. No, non si tratta di terapia inefficace. Si tratta adesso, ci sono ancora i casi di coloro che si sono ammalati a causa di quei contagi che si sono creati, perché non è che si ha il contagio e subito c'è il malato. Ma quindi, signori, la terapia qual è? Siccome ci contagia in assembramento, chiudiamo. Allora, noi si è tutti bravi a parlare, purtroppo l'ho già detto prima, si è fatto i conti con il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Adesso, lo ha detto anche il presidente Draghi, ci saranno le riaperture Serbia, saranno ragionate. Scusami, ma in Serbia loro ritorneranno a lavorare. Vaccini al giorno. La in Puglia, Italia 450 vaccini nell'istituto posto più per importante le somministrazioni d'Italia. Di vaccini. La Puglia siamo in ritardo. E la regione al quarto posto per le somministrazioni. Oggi domani vaccini in Puglia non ce ne sono. Dobbiamo insistere. Noi dobbiamo dare organizzazione e tempi certi. Allora, signori, i centri hub delle vaccinazioni stanno funzionando, noi siamo i quarti per le somministrazioni, quello che in questi giorni è diventato più carente sono i vaccini. Il presidente Emiliano, lo leggevo proprio ieri, ha chiesto a Figliuolo che arrivino con maggiore celerità altri vaccini, perché ormai anche i medici di base si sono organizzati e questi medici di base, poi a seconda della coscienza di ognuno, si stanno recando anche a casa delle persone più fragili per poterli curare. Non esistono i vaccini. Allora, tra poco daremo ancora ampio spazio a tutte queste risposte. Però, per favore, Paolo, dalla regia, rimettimi in contatto proprio con Angelo, il nostro pizzaiolo di Barletta. Angelo, rimani lì, fermo lì, questa sera io non ti abbandono perché devo fare un giro e un cambio di poltrone, perché stanno per arrivare altri politici, quelli del territorio. Stanno arrivando molti sindaci tra poco, delle più importanti città, tra cui anche vicino dove vivi e lavori tu, dove lavoravi, mi spiace dirlo, e continueremo questo grido d'allarme. Rimani lì, non ti muovere di là, tra poco i più importanti sindaci delle città del sud stanno per arrivare in esclusiva al punto, proprio per affrontare la tematica di Angelo, ma l'emergenza Covid-2021. Tra poco. Eccoci qua, sempre in diretta con il punto, oltre 3 ore di trasmissione, servizio doveroso nei vostri confronti,
grazie ancora, perché l'affetto col quale seguite questa trasmissione è davvero eccellente. Grazie anche per i riconoscimenti che abbiamo avuto. Siamo il primo programma fatto da una TV locale che ha ascolti quanto quelle nazionali, quindi questo ci gratifica del lavoro che svolgiamo ogni settimana. Lavoriamo sul territorio, lavoriamo a stretto contatto soprattutto per risolvere i problemi del nostro sud, della Puglia, poi abbiamo vicino le nostre cugine Basilicata e Calabria, ma arriviamo con lo streaming in tutta Italia. Intanto facciamolo ancora guardare, grazie dalla regia, le indicazioni per seguirci nel resto d'Italia, perché siete tanti e numerosi anche nelle altre regioni. Però, come avete visto questa sera, intanto ringrazio il direttore del giornale Alessandro Sallusti, ringrazio i grandi protagonisti che scelgono proprio di venire in esclusiva nel nostro programma qui al Punto, col quale faccio il punto, e abbiamo salutato nella seconda parte il grido di un ragazzo che si chiama Angelo, che da qualche giorno, anzi da 5 giorni, è lì proprio con la sua tenda sotto il comune di Barletta, perché è davvero disperato. Non riesce più a pagare gli affitti del suo ristorante, è in mezzo alla strada, non riesce più a sfamare la sua famiglia. Angelo, sei sempre collegato con noi qui in diretta al Punto. Allora, io ci tengo a precisare una cosa, non per fare la situazione catastrofica. Io sto sotto il comune, sto facendo lo sciopero per la fame in modo simbolico. Una casa ce l'ho e il piatto a tavola ancora lo riesco a mettere, fortunatamente. Solamente questo. Per il resto sì, la mia situazione, appunto, sto sotto sfratto con l'attività, non riesco più a pagare il fitto e cioè ho perso 70.000 euro che ho investito, roba di 4 soldi. Questo per ti fa onore, Angelo, sottolineare che tu riesci a sfumare ancora la tua famiglia. È bello quello che tu dici, perché tu sei un uomo, hai la dignità. Io a Manila un piatto a casa lo riesco a portare, però mi sono giocato 70.000 euro, 70.000 euro che nessuno ti ha restituito, no, e che nessuno no. ti sta aiutando. Io, perdonami, ci metto la passione, ma perché ovviamente sono qui perché ti voglio aiutare, non ti voglio strumentalizzare. No, io ti figurati. Voglio aiutare, e fai bene a precisare, dobbiamo raccontare le cose esattamente per come sono. E allora, per rinfrescare ai miei ospiti, mi sto per collegare veramente con una persona, come dire, sempre in prima linea dalla parte del popolo, un grande conduttore televisivo. E anzi, se mi dite che c'è, apritemi l'audio. Sono onoratissima questa sera di avere per la prima volta il grande Michele Mirabella. Buonasera, Michele. Buonasera, mia cara, buonasera. Grazie di avermi invitato. Michele, in quanto pugliese, tu sei, come dire, andato via, ma torni tantissime volte, spesso nella Puglia, e immagino che ti fa male il cuore sentire queste storie. Allora ti faccio vedere un piccolo riassunto della storia di Angelo, questo ragazzo davvero in difficoltà al tempo del Covid. Guardiamo questo spot. Sono Angelo Battigore, sono il titolare di una pizzeria qui a Barletta. La mia protesta simbolica della tenda e dello sciopero della fame per un semplice motivo: io ormai come attività ho fallito perché non riesco più a mantenere le spese, non riesco più a pagare l'affitto, e tanto è vero che ho perso la causa contro i proprietari del locale, perché sono sotto sfratto, sono moroso, e da novembre che non riesco più a pagare gli affitti. Allora, ancora con Michele Mirabella. Michele, questo è l'esempio, il racconto di un ragazzo di Barletta, giovanissimo, che si è, come dire, proprio messo lì a Barletta con una tenda sotto il comune per chiedere aiuto alle istituzioni. Nel blocco precedente questo ragazzo ha raccontato che i politici passano davanti, manco lo salutano, vanno dritti nei loro uffici e nessuno si ferma ad aiutarlo. Tutto questo è veramente ignobile. Non mi stai facendo, non mi sta facendo una domanda, sta facendo delle asseverazioni, delle esprime la sua opinione e sulla sua indignazione con tanto calore che io non posso che condividere il sentimento che produce tutto questo. Lei sta giustamente lanciando una sfida alla sensibilità collettiva e sociale, oltre che quella individuale di noi tutti. È un caso tra molte migliaia il nostro amico di Barletta, e peraltro ha avuto anche il garbo e la cortesia di non dare assolutamente in escandescenza, passando dalla parte del torto. Invece ha fatto benissimo essere calmo, meditato, civile. Ora, io sono del parere che la sfida debba essere amministrativa oltre che sociopolitica. Prenda la sua denuncia dei redditi dell'anno passato, la porti al sindaco di Barletta,
perché si faccia interprete della sua necessità di avere quello che loro chiamano il ristoro, ovvero l'aiuto previsto dai decreti legge che sono stati numerosi e utili. Vada e gli spieghi che perlomeno il reddito dell'anno passato qualcuno glielo deve garantire, o perlomeno deve ben molto avvicinarsi al reddito dell'anno passato, perché il decoro, la dignità del lavoro non vanno umiliati con le elemosine, ma vanno riconosciuti con la dignità della coscienza collettiva. La coscienza collettiva, me compreso, si deve indignare per il virus, per gli errori che sono stati fatti nel correggerne la terribile opera, nel rimediare, però non può che prendere atto che siamo in un'emergenza in cui ognuno di noi ha dolori, sofferenze, mancanze, danni economici incalcolabili. Pensa cos'è per me la chiusura dei teatri e la chiusura delle attività artistiche. Io di mestiere faccio quello, oltre che lavorare in televisione. Per cui la capisco, e io per primo non posso che prometterle di venire a mangiare nel suo locale, quello è poco ma sicuro, se non altro perché mi è simpatico. Perché ma altro parte non ce quello, l'ho più il locale, se no la invitavo con piacere. Beh, perché nel frattempo, Michele, hai sentito il racconto di Angelo? Lui si è giocato 70.000 euro e questo locale non ce l'ha più, perché di fatto questo locale non è più attivo. Se io credo che abbia diritto, se riesce a dimostrare che questi 70.000 euro li ha persi a causa delle segregazioni, del lockdown, chiamatele come vi pare, io credo che abbia diritto ad essere messo nell'elenco delle persone da risarcire. Io non ne ho il diritto. Lo sa perché non ne ho il diritto? Perché io ho aperto la partita IVA a dicembre del 2018. L'attività l'ho aperta fisicamente al pubblico ad aprile del 2019. Quindi io col primo decreto dei ristori non c'entro niente, manco i 25.000 euro. Scusami Angelo, giusto per sottolinearlo, il decreto ristori che ha fatto Conte, il primo riguardava il reddito accumulato, diciamo, eseguito fino ad aprile del 2000, dell'anno precedente. Quindi tu, avendo aperto l'attività e non avendo maturato reddito, praticamente ti spetta zero. Ti spetta zero. Io ad oggi ho avuto 5.000 euro. Stop. Che non sei riuscito a pagare tutti gli affitti, immagino. Ma 5.000 euro ci paghi 2 mesi e mezzo di attività, cioè è quello tra, appunto, come dicevo, tra l'affitto, tra la luce, il gas, la legna per il forno, che sono le materie essenziali solamente per partire. Angelo, tra poco ti sto per presentare molti sindaci che, chiamati in causa, diranno la loro, perché se è vero che il primo cittadino deve rispondere, non ho il sindaco di Barletta, ma ho molti altri sindaci, ovviamente pubblicamente invito, come ha detto Mirabella, il sindaco di Barletta a poter rispondere su questa questione. Intanto, grazie Paolo, torno con Michele Mirabella, perché io con Michele Mirabella voglio parlare di una cosa importante. Michele, nel blocco precedente ho avuto un sacco di politici qua che si sono scontrati sulla questione del virus, cioè abbiamo acclarato questa sera, ma immagino che tu lo sappia, che il virus si prende molto più facilmente nella metro, nel bus, come dire, in un treno, rispetto a un ristorante, che, come Angelo, hai sentito la storia, nei ristoranti, con tutta la materia anti-Covid, quindi il plexiglass, la mucchina, le mascherine, il distanziamento, la riduzione dei posti a tavola, eccetera, eccetera, è statisticamente confermato che non ci sono numeri che possono, come dire, confermare che nei ristoranti si prende più facilmente il virus. Allora la domanda da uomo di esperienza, visto che i teatri sono chiusi, i ristoranti sono chiusi e le promesse arrivano e vanno e tornano, ma secondo te perché teniamo ancora tutto chiuso e invece non facciamo come magari altri paesi e apriamo lentamente, dando la possibilità a tutti di lavorare rispettando le regole? Perché non funziona. È inutile perdere tempo a dire chiacchiere. Io non le voglio dire. Non funziona. L'ho scritto sulla Gazzetta del Mezzogiorno di domenica scorsa, domenica ieri, in prima pagina. Non è tanto mangiare in un ristorante che favorisce il virus e la sua replicazione la malefatta della replicazione. Mia cara, non c'entra un accidente mangiare, se io mangio da solo al ristorante non succede niente. Il fatto è la bisboccia, il fatto è che in Italia, particolarmente in Italia, noi siamo abituati, lo diciamo, e a me piace moltissimo farlo.
andare al ristorante. Gassman mi disse una volta: guarda, che noi questo mestiere il teatro lo facciamo per andare a cena dopo. Questa era una battuta, naturalmente, e come tale va presa. Ma non mi dire che si fa cena per mangiare quando si è. Se no, a meno che tu non sia un viaggiatore di commercio, un impiegato che non ha tempo per tornare a casa, o semplicemente perché vuoi invitare a cena una bella signora, si va per socializzare. Se non puoi socializzare, perché devi andare a spendere soldi quando a casa mangi molto spesso, con molto più economicamente, e forse altrettanto bene, anzi più spesso di forse. Ecco, quindi io dico che non dobbiamo nasconderci dietro veramente il dito mignolo. È la socializzazione che è pericolosa, ma questo non lo dico io, che non sono un esperto di epidemie, sono soltanto un divulgatore scientifico. Te lo dico anche perché vale per la scuola. La scuola non è, cioè, alla scuola non si prende il contagio quando stai sentendo la lezione su Catone Ludicenze o su Carducci o sull'algebra. Lì i ragazzini, i ragazzi, i giovani stanno distanti l'uno dall'altro con la mascherina e imparano. Quando escono, dove vanno? A socializzare. Quando escono, come tornano a casa? Con l'autobus. Lì, quello è il problema. Allora non puoi trasferire i ragazzini con una mongolfiera, gli alunni da casa alla scuola. A scuola non si contagiano, se non in via del tutto rara, se non eccezionale. Si contagiano nella familiarizzazione, nella socializzazione, come al ristorante, così e così è al teatro. Se uno sta al teatro da solo, non prende il virus, ma se sta vicino a 1999 altre persone, prima o poi un fiato avvelenato lo piglia. Sono d'accordo con te, Michele. Facciamo sono finta di non capire la verità. Ma siccome non puoi affidare la salute pubblica, che è garantita dalla Costituzione, non la puoi affidare alla buona educazione. Non basta neanche, non solo in Italia, non basta nell'Unione Europea, non basta in Inghilterra, tant'è vero che in Inghilterra il lockdown è stato molto più severo del nostro. E sono riusciti Michele, è stato un lockdown più severo, ma dall'altra parte, lasciamelo consentire di dirtelo, hanno fatto una campagna di vaccinazione che ha reso al suolo tutta l'Europa. Non voglio entrare in polemiche, di fatto, quello che è stato tentato in Italia non merita certo né la mia analisi né tantomeno il mio rimprovero. Io rispetto le autorità e mi limito ad avere delle idee personali. Mi hai chiesto delle idee personali. Purtroppo la segregazione va da sempre, da Tucidide, da V secolo avanti Cristo, che si combattono le epidemie non incontrando il prossimo. Perché sennò il Lazzaretto di Manzoni, perché l'abbiamo letto. Michele, allora, di che stiamo parlando? Michele, il nostro amico che ha perso il lavoro andrà aiutato dalla politica sociale, e io posso dargli tutto il mio contributo appena riapre, andando tutti i giorni, e lo prometto di farlo più spesso possibile. Grazie. Diciamo, non dico tutti i giorni, perché oltretutto io a Barletta sono legato da tanti bellissimi ricordi. Lo so. Lei non è... A proposito di quello che dici, Michele, le risposte, tu che sei uomo di mondo, uomo di spettacolo, di grande temperamento, dai, come dire, la motivazione, quella, come dire, passionale, psicologica, il sostegno morale. Hai detto bene, la devono dare i primi cittadini, i sindaci, e loro lo vado a chiedere a loro. Grazie per aver raggiunto il mio studio, il sindaco per la prima volta qui ad Antenna Sud, il sindaco di Andria con noi, Giovanna Bruno, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Da quest'altra parte abbiamo il sindaco di Bisceglie, eccolo qua, sindaco Anglarano, buonasera. Da quest'altra parte il sindaco Longo, Michele Longo di Alberobello, eccolo qui, stiamo arrivando a salutarlo. Poi il sindaco Annese, Angelo Annese di Monopoli, eccolo qui. Buonasera. Il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, buonasera. Buonasera a voi. La nostra giornalista e opinionista Francesca Branà. Buonasera. Loro sono tutti sindaci che tra poco mi diranno, no, che cosa ne pensano della storia di Angelo. Ma nel frattempo parliamo dell'altra parte della pandemia, cioè se da una parte c'è crisi, problemi e quant'altro, dall'altra parte dobbiamo annoverare anche i metodi, quelli ultimi, che stanno portando veramente delle buone notizie, per esempio come i monoclonali. Partiamo così. Bene,
intervenire per esempio con gli anticorpi monoclonali, che sono sicuramente una delle prospettive più importanti e per le quali mi auguro che già oggi o domani AIFA si esprimerà e che renderà disponibili questi farmaci anche per l'Italia. Coordinati da uno dei massimi esperti mondiali di vaccini, Rino Rappuoli, studiando il sangue delle persone guarite dal virus, con la collaborazione dello Spallanzani di Roma e dell'ospedale di Siena, è arrivato a questo incredibile risultato. Una cura da non confondere dunque con il vaccino che arriva dagli anticorpi monoclonali umani. Prima di salutare Michele Mirabella, Michele, hai sentito questa notizia buona per il nostro paese, il fatto dell'utilizzo dei monoclonali? La conoscevo, i monoclonali sono il futuro. Per fortuna non hanno cominciato a studiarli ieri. È uno studio avviato da parecchio tempo, così come è stato per i vaccini. Erano stati quelli soprattutto col messaggero RH, ecco. Dobbiamo riconoscere che erano ricerche già avviate, che siamo stati in questo senso fortunati. Però io ti volevo intanto ringraziare di avermi invitato. Grazie a te. Ti prego di salutare i sindaci, che sono poi, secondo me, veramente l'anima politica più sincera del paese, di tutto il nostro paese. Io li voglio salutare. Piccola chiosa che affido a loro per la riflessione. Mi spieghi come si può andare a mangiare quando alle 10 di sera devi stare a casa? Esattamente. Noi che la cena la consideriamo un rituale. Come si dice in dialetto pugliese, io alle 9:30 sto ancora a pensare dove andare a mangiare. Quando alle 10 devi... Capisci bene? Assolutamente. Che si tratta per ora. Michele, ti farò rispondere da tutti i sindaci. Buona grazie. Diceva bene, no? Allora, da una parte ci stiamo vantando dei nuovi metodi che possono aiutare a sconfiggere il Covid, ma dall'altra parte il grido di Angelo. Allora, facciamo una netta differenza e riflessione su questo. Il grido di Angelo e il grido di tanti altri concittadini che sono storditi dalle tante reiterate e confuse decisioni prese a volte a livello verticistico, senza che davvero sia stata data la possibilità di comprendere la portata e la natura delle stesse. Tante sono le categorie particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, un'emergenza che non è più tale dal punto di vista temporale, visto che si protrae da più di un anno, e quindi rispetto alle scelte iniziali, quando davvero si era in confusione totale e poi si pensava che con il passare del tempo alcune altre scelte fossero fatte in maniera più oculata. Qualcuno deve spiegare anche a noi sindaci perché si ritiene che in una gioielleria si possa contrarre il contagio, oppure in un negozio di abbigliamento da uomo o da donna e non in un negozio di abbigliamento da bambino. Qualcuno deve spiegarci perché in alcune città, soprattutto quando le aree mercatali non hanno avuto problemi di affluenza proprio perché avevano spazi a disposizione, sono state chiuse, mentre invece in altri periodi della pandemia è stato concesso che l'attività mercatale fosse aperta. Qualcuno deve spiegarci anche perché i ristori di cui si è tanto parlato non arrivino poi ai destinatari in maniera così soprattutto puntuale. Soprattutto, mi lasci dire, sindaco, andando e quindi a lo chiedo anche al sindaco di Monopoli, giusto perché dobbiamo dare delle risposte a questo ragazzo, come mai, no, la famosa legge Conte, no, quando era stato stabilito che tutto era sul fatturato dell'anno prima. Poverino sto ragazzo che dice: io la partita IVA l'ho aperta ad aprile, cioè a dicembre dell'anno prima, ma ho iniziato l'attività ad aprile, quando proprio aprile era il mese campione che veniva preso per quanto hai fatto e tanto devi avere. Tanto non ha avuto nulla questo ragazzo, sindaco. Beh, assolutamente sì, questo è stato uno degli errori fatto nei primi decreti. Dopodiché, a distanza di un anno, ci deve pure essere un
correttivo che va in supporto e in aiuto di queste realtà che, Manila, ti posso assicurare, noi sindaci ogni giorno ci ritroviamo con situazioni tipo quella di Angelo, e purtroppo a volte non abbiamo risposte, perché poi alla fine un bilancio comunale è quello. Sono d'accordo, però io ti conosco come conosco la maggior parte di voi che frequentate la mia trasmissione, vi invito per stima, io non potrò mai immaginare che tu, scusa se ti do del tu, ma ci conosciamo, arriva un tuo cittadino che si mette con la tenda sotto il comune di Monopoli. Per come ti conosco, non penso che tu non ti fermi ad ascoltare un cittadino in difficoltà. Io non credo. Non vorrei pensare che questo sia successo realmente ad Angelo, perché noi sindaci abbiamo il contatto diretto quotidiano con tutti i nostri cittadini, i nostri operatori, i nostri imprenditori. E voglio pensare, sono convinto, che Angelo avrà avuto anche, sarà stato ascoltato dal nostro collega o dalla politica locale. Non voglio mettere in dubbio assolutamente questo, però sono anche consapevole del fatto che noi sindaci a volte, siccome di situazioni come quelle di Angelo, ahimè purtroppo ce ne sono decine e decine in ogni comune, in ogni città, tante volte non abbiamo la possibilità di dare risposte concrete nei confronti di queste persone che oggi stanno soffrendo questa problematica. Dopodiché noi possiamo invece, e dobbiamo, così come stiamo facendo, perché poi ci confrontiamo e abbiamo più o meno le stesse problematiche, poniamo queste questioni al governo regionale e talvolta anche con il presidente dell'ANCI anche al governo centrale. Quindi sono quelle, e non per scaricare assolutamente responsabilità ad altri, ma sono quelle le istituzioni che devono, ahimè purtroppo, dare supporto e dare aiuti concreti e veri. Però è anche vero che umanamente, scusami, assolutamente sì, non è bello, scusami. Io voglio che tu lo ripeti quello che hai detto, cioè allora, che passano davanti alla tua tenda. Io quello che ci tengo da dire è normale, cioè io lo capisco, comunque ho fatto un po' di politica negli anni e so che il comune, cioè il sindaco, è l'ultima ruota del carro a livello amministrativo. Io questo me ne rendo perfettamente conto, ma allo stesso tempo si dovrebbe far portavoce dei suoi cittadini pian piano ai piani più alti, che sia dalla prefettura, che sia poi dal presidente della regione, fino ad arrivare al governo. Aspetta Angelo, Angelo, soprattutto io non voglio vedere un ragazzo della tua età, poco più di 30 anni, che è lì da 5 giorni sotto il comune, che fa lo sciopero della fame e della sete. Io non voglio, questo è inammissibile, quindi che sia il sindaco, l'assessore, che siano i funzionari, a me non interessa. A me interessa che questa sera, visto che sono più di 1 milione che guardano questo programma, e sicuramente ci guardano anche a Barletta, che qualcuno di quelli che è passato, non so, stamattina, ieri mattina, l'hai raccontato tu, che passano dritti e manco ti salutano, che vengano domani, se non vogliono venire qui, non fa niente, ma che vengono lì a salutarti e a chiederti umanamente di che cosa hai bisogno. Non dico che il comune di Barletta ti deve restituire 70.000 euro, ma che perlomeno ti vengono ad ascoltare, no? Certo. Ma assolutamente, appunto, io non chiedo niente al comune, perché parliamoci chiaramente, come dicevo prima, i sindaci hanno un potere decisionale molto, cioè non chiedo che mi diano i 70.000 euro, che mi facciano riaprire l'attività o che mi saldino il debito con il proprietario del locale che ha avuto la bella faccia di mandarmi lo sfratto dopo 3 mesi e dire: caro mio, vogliamo tutti i soldi, se no qua sta la cartina dell'avvocato, ci vediamo in tribunale. E così è stato. Quindi quello che dico io, almeno a livello umano, quando si passa davanti a una persona, dire buongiorno, come sono va? D'accordo buon con caffè. Te sono d'accordo. Cioè, rimani lì Angelo, rimani lì, non ci lasciare, rimani lì, perché come vedi, quando ho tempo ti do spazio, perché lo ringrazio. Ci ha raggiunto in diretta un mio carissimo amico, l'eccellenza di Klaus Davi. Buonasera, ben arrivato al punto Klaus, buonasera, piacere di vederti. Buonasera Manuela e i tuoi ospiti in studio, graditissimi. Klaus, tu sai, insomma, ci conosciamo molto bene. E non dimenticherò mai quella volta quando ho iniziato a lavorare con Massimo Giletti in alcune puntate di Non è l'Arena. Sei venuto da me, facevi parte di quel cast e mi dicesti: tu diventerai un volto della TV. Non so se ci sono riuscita. Io se mi consenti, io non mi lo dico, ho apprezzato la tua determinazione, la tua onestà intellettuale, la tua grinta e anche la tua estrema educazione. Poi
Io adoro, lo dico, adoro il mondo transgender, il trans, eccetera, ho fatto tantissime iniziative insieme con l'Arcigay, quindi, però al di là dell'aspetto politico c'è proprio una simpatia reciproca. Ti ringrazio, quindi ti ringrazio. Ho un piccolo, diciamo una piccola parentesi, però Klaus, perché ti ho chiamato questa sera? Tu sai che io seguo da anni le tue inchieste, sia su, per quanto riguarda l'Ndrangheta, non solo, ma tu ti occupi anche di tutte quelle inchieste importanti che riguardano la denuncia in generale. Questa sera insieme a te e a tutti i sindaci voglio fare un viaggio sulla mala sanità in Puglia che, come dire, nei passati governi, cose che non funzionano. Per esempio, i nostri cari amici in comune, che sono le Iene, qualche tempo fa avevano denunciato la chiusura di alcuni ospedali che ancora oggi sono morti lì. Partiamo così. Siamo in Puglia, all'interno di un ospedale della provincia di Bari. E questo è un reparto di chirurgia che, a vederlo, sembra pronto per l'inaugurazione. L'ospedale Sarcone di Terlizzi, infatti, nonostante la recente ristrutturazione costata oltre 13 milioni di euro, chiuderà entro la fine del 2020. Siamo andati lì perché è il perfetto esempio di quello che sta succedendo da qualche anno nella sanità pugliese, dove molte strutture sanitarie nuove o appena ristrutturate e costate decine di milioni di euro alle casse dello Stato vengono chiuse o declassate. Ampia, pulita, piena di strumentazioni. Letti nuovi, tutto ripulito, porte nuove, sale operatorie nuove. Peccato che non funziona da 3 anni, non operano nessuno. Vuoto. La politica era costruiamo gli ospedali, poi si vede a che cosa servono. Tutto questo spreco si poteva evitare, perché la ristrutturazione milionaria dell'ospedale di Terlizzi, paese di 26.000 abitanti, è stata iniziata quando già si sapeva che la struttura era superflua. Avere un'idea più precisa di che fine faranno queste bellissime strutture pugliesi in via di chiusura, basta fare un giro in quelle che già sono state dismesse qualche anno fa, come quella di Rutigliano, ospedale fino al 2010, e oggi punto di primo intervento. Quello che dovremmo trovare qui è un grande poliambulatorio con specialisti, servizi riabilitativi, dottori. C'è nessuno? Invece è tutto deserto. Anche all'ex ospedale di Toritto, sempre in provincia di Bari, la situazione sembra essere uguale. Qui però c'è anche una piscina riabilitativa. Abbandonata ovviamente. Quanto è costata questa piscina? 387.000 euro. E l'acqua non c'è mai entrata qua? Non c'è mai entrata. Allora, la Puglia, come ben sai, Klaus, Davi, è in zona rossa rafforzata, una delle tre regioni che ancora combatte con i numeri in maniera molto alta la pandemia. Però io sto facendo un po' a ritroso un viaggio nel passato per accertare un po' di responsabilità. Mi piace aprire le mie inchieste per andare a scoprire, no, i famosi tombini. Abbiamo chiuso ospedali e poi facciamo dormire gente nelle tende, ospedali che aprono in ritardo, posti che non ci sono né pronto soccorso, devi sapere che fanno aspettare pazienti malati di Covid in condizioni critiche. Purtroppo non è colpa dei medici, ma è colpa di qualcun altro. Dobbiamo accertare le responsabilità. Beh, certo, intanto è un lavoro importante farlo. I cittadini e le cittadine pugliesi pagano le tasse e pagano le conseguenze di queste ospedali fantasma, che purtroppo sono una cosa che riscontriamo in tutto il sud e non solo nel sud, perché ci sono delle cattedrali del deserto anche nel centro nord. Purtroppo nella sanità si sono consumati interessi, da una parte politici, dall'altra privati e dall'altra anche delle varie cosche criminalità organizzata. E chi fa le spese di tutto questo sono i cittadini indifesi, quindi fate benissimo. Nella pandemia questa situazione è esplosa ulteriormente, perché i nodi sono venuti al pettine, in più l'organizzazione in Puglia non sta funzionando, quindi leggo sui giornali, dalle agenzie di stampa, tutte le problematiche della Puglia, e quindi purtroppo il cittadino, e soprattutto il cittadino più povero, più svantaggiato, paga un prezzo altissimo. È un peccato, perché così la qualità della vita si abbassa e la Puglia, che è una regione che per altri versi ha raggiunto delle eccellenze assolute, come nel turismo e in altri settori industriali, qui paga. Non c'è il colpevole, come dicevi tu, ma il colpevole c'è, è l'alleanza tra politica e malaffare. Io sono solidale con i sindaci in studio, perché i sindaci sono veramente il baluardo della democrazia. Si battono e si prendono tutta, consentitemi,
lo sterco anche che arriva, tutto il male che arriva, tutte le lamentele che arrivano dai cittadini, però da soli non possono fare. Sindaco Andarano, voluto... sulle parole di Klaus sì. Davi, no? I sindaci sono poi coloro che ci mettono la faccia, sono coloro che sul territorio devono sì. combattere tanti problemi. Che cosa risponde e aggiunge? Assolutamente. Ma che ha assolutamente ragione. Noi siamo il terminale, il collettore di tutta una serie di situazioni che riguardano non soltanto il quotidiano, i problemi che dobbiamo risolvere quotidianamente, ma oggi anche subiamo in maniera diretta e davvero forte quelli che sono i riflessi dell'emergenza sanitaria, e quindi non soltanto le difficoltà, gli ostacoli dal punto di vista del contenimento della diffusione del contagio e quindi con i controlli, l'organizzazione con le forze dell'ordine, ma anche quelli che sono i riflessi economico-sociali, che sono più importanti forse sindaco, oggi di quelli sanitari. È stato un errore, forse secondo te, ti do del tu, perché sei più giovane di me e poi comunque faccio attività politica in Calabria, come sai, però è stato un errore non accettare forse i soldi che ci venivano proposti per la sanità a livello europeo. Ti ricordi, no, tutto il dibattito che c'è stato, adesso archiviato con Draghi, però anche Draghi, cioè il problema, persona che stimo, di cui ho massima stima, devo dire, ribadisco, però rimane la questione della sanità meridionale, cioè andiamo al nocciolo. Non c'è una no, Klaus, andiamo al nocciolo, grazie, perché ti faccio continuare, perché la mia inchiesta, che parte dai nostri amici delle Iene, arriva con l'ottimo giornalista, mio collega, amico, tuo amico, Antonio Lo Conte, e poi anche di alcune mie inchieste che da settimane sto lanciando qui in Puglia, perché mi sto facendo un giro in tutti quegli ospedali abbandonati dove qualcuno i soldi li ha intascati, e gli ospedali, guarda in che condizioni sono, guardate. Provate a pensare cosa potrebbe rappresentare per la città questa enorme struttura se fosse operativa. Entriamo per capire in che stato è. Delle tracce di sangue abbastanza fresche, quindi qualcuno è entrato recentemente, si deve essere ferito. Ha tutto l'aspetto di una zona terremotata. Siamo al piano terra, ma nonostante tutto ci piove in testa perché i muri sono totalmente fradici. Le aree esterne da un lato e l'altro dell'edificio sarebbero dovuto essere dei parchi per la comunità. Questa sera stiamo facendo un viaggio a ritroso. Michele Longo, sindaco di Alberobello. Stiamo andando un po' a scoprire tutte le negligenze e le non responsabilità di chi governava e di chi ha lasciato poi questi ospedali, soprattutto al tempo della pandemia, in questo stato. Sì, dispiace vedere queste immagini. Io personalmente sono convinto che la sanità debba ripartire dagli uomini, non solo da quelli che decidono, ma dai medici. Molte volte ci fanno parlare dei muri, ospedali che crescono, ospedali che si abbandonano, ma penso che la nostra sanità debba rinascere dalle professionalità. Abbiamo anche professionisti di altissimo livello. In questo periodo di Covid, io da Alberobello a breve farò partire una petizione da parte della nostra amministrazione di dare la cittadinanza onoraria di Alberobello a tutti i sindaci d'Italia e a tutti i medici ospedalieri d'Italia, perché sono stati quelli che sono ancora al fronte. In ospedale si soffre, si sta morendo in una maniera anche brutale, lo dobbiamo dire anche per richiamare tutti coloro che sono ancora superficiali nella loro civicità, come diceva prima benissimo Michele Mirabella, per quanto riguarda il Covid, e dobbiamo tutti darci una mano, perché ci sono dei medici negli ospedali che stanno combattendo una battaglia impari contro un nemico che non conoscono, con pochissime armi.
E di questo, no, Michele, vogliamo parlare, del fatto che i pronto soccorso sono ovviamente al collasso e che i mezzi pochi ai infermieri e ai medici non riescono in questo momento di pandemia a soddisfare le esigenze, no, della popolazione medica. Questo è importante, lo diceva anche Klaus Davi, no? Klaus, cioè chi ha preso i soldi in passato ne deve anche rispondere oggi, perché quello che noi questa sera stiamo mostrando, e se ne sono occupati tutti in Italia, della nostra regione, ma del sud in generale, è che chi ha mangiato non deve sparire, ci deve mettere la faccia per dire come mai questi ospedali sono finiti in quel modo. Ma la sanità è un campo molto pericoloso, ricordiamoci che sulla sanità è saltato Piero Marrazzo, sono stati costruiti degli scandali ad arte. La sanità è il punto d'incontro tra politica, malaffare e criminalità organizzata, malintenzionati, eccetera, e lobby, anche lobby industriali. E quindi io penso che la classe politica ha delle grandi responsabilità, perché alla fine è l'amministratore che deve decidere l'orientamento degli investimenti e soprattutto sulla sanità. Ma la sanità è stato il grande banchetto della corruzione, anche del finanziamento ai partiti, che è, per carità, io difendo, è legittimo, sono contrario al fatto che non si finanzi la politica, sia chiaro, sono favorevole, ma deve essere trasparente, deve essere lineare. Tutto il favoreggiamento, lo chiamerei proprio così, di parte, non tutta, di parte della sanità privata, per esempio, e passa attraverso finanziamenti laterali. Quindi fate bene ad andare avanti con le vostre inchieste, perché la Puglia, purtroppo, che ripeto, è un faro del sud, perché ha dimostrato i governi Vendola, sicuramente tra questi, ma anche precedenti, che una regione come la Puglia può diventare un percorso itinerante per tanti settori. Su questo punto però non ci siamo e mi dispiace, vedo i dati della Puglia, sono molto preoccupato per quello che accade. I dati della Puglia sono semplicemente imputabili a una politica scellerata da parte del nostro governatore e di Lopalco, quello è il problema principale. Quindi non parliamo di imprudenze, imperizie e negligenze da parte dei sanitari, bensì di politiche scellerate da parte del nostro governatore, che cambia idea, come cambia i colori cromatici della nostra Puglia, così cambia idea. Però non è colpa di Emiliano cambiare i colori li attribuisce, sappiamo tutti, il ministro della salute Roberto Speranza. Sì, ma non dobbiamo parlare di comunque di strutture fatiscenti. C'è un ospedale in fiera che è costato 20 milioni di euro ai cittadini pugliesi. Il problema, abbiamo avuto un anno di tempo, loro non hanno fatto niente, sapevano che ci sarebbe stata la terza ondata, dovevano intervenire per tempo. Nicola, invece è veramente così? Sentiamo il sindaco di Modugno. Grazie Manila, vorrei collegarmi esattamente a questo punto della discussione, perché vorrei anche lanciare un appello, senza alcuna vena critica o polemica, ma davvero rivolgendo un appello al governatore e anche al neonominato commissario responsabile della logistica per il sistema di vaccinazione, il dottor Lerario, al quale chiedo di riconoscere in ciascuno di noi sindaci anche gli strumenti per intensificare una campagna vaccinale. Come? Semplicemente rendendo immediatamente fruibili tutti i centri vaccinali che in ogni comune abbiamo allestito in tempo breve, con molti colleghi sindaci, alcuni dei quali hanno visto anche la fortuna, l'abilità in tal caso di vedersi realizzati nei propri centri di vaccinazione nei territori, ma abbiamo condiviso una battaglia di buon senso. Abbiamo tutti chiesto che i centri di vaccinazione all'interno di ogni comune, anche noi a Modugno lo abbiamo recentemente finito di allestire e sta partendo con i medici di medicina generale che vaccineranno i soggetti fragili, ma noi sappiamo che anche grazie ad una operazione, una campagna di adesione dei numerosissimi volontari, eroi dei nostri tempi, eroi di questi giorni, potrebbero essere utilizzati in maniera massiva per permettere davvero di porre fine a quel turismo vaccinale, così come viene definito, che tanto non piace ai nostri concittadini. L'idea che i nostri centri vaccinali possano quotidianamente anche diluire l'afflusso ed evitare anche di raccontare scene come quelle a cui abbiamo assistito qualche giorno fa, abbiamo visto le immagini in Fiera del Levante, così è accaduto, tanta gente in fila, in coda. Soprattutto, perdonami Nicola, io non voglio più vedere in tutti i programmi dei miei colleghi che la Puglia è al primo posto come modello diseducativo, diciamo, del fatto che le vaccinazioni vanno un po' agli amici, ai furbetti. Voi che siete i primi sindaci, siete qui a metterci la faccia, no? Come sindaci, allora sentiamo. Noi non siamo vaccinati. Sindaci non siamo nemmeno stati vaccinati.
lo raccontavamo prima di entrare in studio, abbiamo rifiutato più di una volta noi, perché molto spesso si tende a chiedere ai sindaci di utilizzare dosi invece residue. Invece noi vogliamo dare l'esempio, noi saremo gli ultimi a vaccinarsi, o meglio, quando sarà il nostro turno. Quando sarà il nostro turno? Saremo in coda ad aspettare molto con gli volentieri, altri, direi. Molto volentieri, tra l'altro siamo quotidianamente a contatto con tantissima gente, vuoi o non vuoi, con tutti i presidi di sicurezza, però è chiaro che il pericolo è sempre dietro l'angolo, ci siamo dati da fare tantissimo per l'allestimento dei nostri centri, penso ad Andria dove addirittura l'hub vaccinale è diventato anche un contenitore culturale, sociale, abbiamo ricucito una porzione di città proprio per spingere una popolazione particolarmente anziana, gli over 80, nei primi giorni di vaccinazione, ad essere fiduciosi rispetto all'operazione vaccinale. Ci hanno chiesto anche di fare questo, ci hanno chiesto di chiamare personalmente la gente per farla andare nei centri di vaccinazione, perché si temeva il flop soprattutto degli over 80 quando è cominciata la campagna regionale. Siamo in prima linea su tutto, quindi puoi portarci lo smacco anche di una parte di Puglia che non è la Puglia, che non ci siano delle vero. Cose che non mi vadano. Mi fa piacere sentire queste parole, Giovanna. Ma ci mancherebbe. Posso dire una cosa? Sì, Klaus, vai pure. Allora, i governatori hanno chiaramente responsabilità sulla sanità diretta, su questo non c'è alcun dubbio. Però vorrei dire allo studio, ai presenti studio, c'è una pandemia. Nel senso, io non voglio giustificare Emiliano perché gli errori ne ha fatti come altri governatori, però il regionalismo non è esattamente la dimensione giusta per affrontare la pandemia. La pandemia va affrontata a livello centrale. Quindi ci sono state delle responsabilità delle regioni, non c'è ombra di dubbio. Il governo nazionale ha avuto le sue enormi carenze, anche se secondo me Conte non ha poi gestito così male, purtroppo per il numero dei morti è molto molto alto, questo sicuramente, e poi c'è l'Europa, sulla questione vaccini l'Europa non ha saputo negoziare. Chiudo dicendo che comunque Draghi è una persona, perché ci serve Draghi? Io ero favorevole ad andare al voto, sia chiaro, di andare a votare. Detto questo, c'è Draghi, sfruttiamolo, cioè la persona che può meglio in questa fase, in questo anno, quanto durerà il governo Draghi, un anno e mezzo, prima delle elezioni, gestire una trattativa che possa avvantaggiare il nostro paese. Certo, con queste riaperture si è preso una grande responsabilità. Io ho qualche dubbio, forse è stata troppo accelerata, però si è assunta una responsabilità. È giusto criticare i presidenti della regione, ma la pandemia è una cosa che va affrontata a livello europeo. L'Europa non è stata in grado. Diciamo le cose come stanno, non è stata assolutamente in grado, prego. Sì, no, io mi collego a quello che diceva Klaus. Noi sindaci tutto vogliamo fare tranne che la polemica. Noi dall'inizio siamo sempre stati collaborativi sia con la regione che con il governo centrale e continueremo ad esserlo. L'unica cosa che chiediamo è dateci i vaccini, perché noi abbiamo dimostrato anche in questi 5 giorni in Puglia che affidando i vaccini presso gli hub, noi sindaci siamo stati in grado di portare gente a vaccinarsi. Anzi, ne approfitto, Manila, io ho notato una cosa in questi 3 giorni, in questi 5 giorni della settimana scorsa, che molta gente è titubante nel vaccinarsi. Noi tutti dobbiamo essere i primi sponsor dei vaccini. Io l'altro giorno ho avuto la fortuna di vaccinare mia mamma e si è vaccinata con AstraZeneca. Io l'altro giorno ho fatto un comunicato stampa con la foto di mamma dicendo che io in prima persona, con molta tranquillità, ho consigliato a mia mamma, perché i dottori mi consigliavano, perché noi dobbiamo sempre dire anche perché che sono c'è da dire, i dottori che fanno l'abbiamo le detto nella prima parte della trasmissione, la trombosi ti può ahimè venire anche se prendi un'aspirina o l'anticoncezionale, cioè voglio dire ci sono dei casi, succedono. Benissimo. Però condannare un vaccino quando in realtà quel vaccino ci protegge oggi mi sembra una cosa troppo allarmante. Oggi è l'unica arma che abbiamo, e noi tutti, noi sindaci in primis, ma in particolar modo i media, devono aiutare a far capire alla gente che la cosa più importante oggi è vaccinarsi. La vaccinazione. Angarano, sindaco di Biceglie. Ma assolutamente, adesso è importante dare le informazioni in maniera corretta, spingere più gente possibile a vaccinarsi. Anche noi a Biceglie abbiamo messo in 48 ore su l'hub vaccinale quasi un mese, oltre un mese fa, e oggi andiamo avanti a pieno regime. Ovviamente il tutto subordinato alla disponibilità dei vaccini, dei volontari medici che stanno facendo un lavoro incredibile, perché vaccinano per 12 ore consecutive insieme ai volontari della protezione civile che stanno rendendo possibile un vero e proprio
miracolo. Sono d'accordissimo con col collega di Monopoli, questo non è il momento delle polemiche o della ricerca delle responsabilità. Qui bisogna tutti quanti tirarsi sulle maniche e ciascuno per il proprio ruolo cercare di fare il meglio possibile, perché ha ragionissima Klaus Davi che questa pandemia si misura a livello non comunale, non provinciale, non regionale, ma a livello nazionale, e purtroppo la nostra o il nostro paese durante questa emergenza ha dimostrato di avere delle criticità che sono drammaticamente emerse e che non riguardano solamente il sistema sanitario, ma anche la tenuta socio-economica del paese. E tutta la macchina organizzativa, lo dobbiamo sottolineare. Grazie, grazie a tutti. Italiani, volevo solo dire, sì, il popolo meridionale ha dimostrato grande senso di responsabilità. Questo bisogna dirlo, che ho visto le scene. Nel frattempo sentiamo le sirene delle ambulanze che passano. No, Klaus, dico, nel frattempo siamo sentiti davanti ed è un continuo. E questo ci fa capire live, siamo live, quanto ancora la pandemia è presente. A Milano poi, noi siamo la capitale. A proposito, Milano, dove non si sono seguite le regole, è stato un disastro. Invece, devo dire, i popoli del sud, sardo, siciliano, pugliese, calabrese, hanno dato una bella prova di senso della responsabilità. E questo ci fa piacere. Voglio ribadire. Klaus, grazie per essere stato in esclusiva questa sera al punto. Ci vediamo prestissimo. Un abbraccio al mio collega Klaus Davi, con grande stima. Grazie.